Ok, ci siamo, sembra di sì. Cari amici di Focus, dovremmo essere in diretta. Benvenuti a tutti. Io sono Federico D'Ambrosio, per chi non mi conosce, autore del libro La via del cuore. E aspetto un attimo che vi collegate, così vedo se ci siete, mi sentite. E poi piano piano cominciamo ad entrare insieme in questa. E quindi, scusate, c'è Facebook che mi dice che c'è un'azione necessaria, quindi. Vabbè, frega niente. E anche se i fotogrammi sono bassi, penso che mi vedrete lo stesso. Allora, aspetto che si colleghi qualcuno. Così piano piano iniziamo la serata, perché non so se mi sentirete o meno, quindi attendiamo un attimo insieme. Oh, eccoli qua, c'è già qualcuno. Buonasera Federico, benvenuto, buonasera a tutti, grazie Enrico. Mariella, grazie per essere qua stasera, fammi sapere se mi senti e poi piano piano iniziamo. Come sono andate le vostre vacanze? Ci siamo sentiti per un mese, è stato un mese impegnativo, penso, su vari fronti, no? Un po' per tutti. Perché nonostante le vacanze, si lavora sempre, no? Almeno dentro di sé, nel proprio quotidiano, nella propria vita. E questa sera andremo a capire un po', no? Che cosa ci spinge poi a lavorare tanto o a correre tanto. Tutto ok, perfetto, grazie Mariella per il tuo feedback. Fabiola, buonasera anche a te. E allora, questa sera affronteremo il tema cervello e mente. Perché? Perché ci dobbiamo convivere tutti i santi giorni, ogni singolo istante della nostra esistenza, con il nostro cervello, la nostra mente. Dovremmo fare prima un attimo di chiarezza sul concetto di mente, perché io provengo da una scuola filosofica dove la mente era intesa più come coscienza, mentre qua, nel libro La via del cuore, la mente è intesa proprio come ego, se possiamo chiamarlo, no? Personalità, l'io, non l'io quello inteso come anima, ma io come diceva San Francesco, il fratello asino. Quindi quell'identità che viene creata in funzione dell'incarnazione che abbiamo vissuto in questa vita. È importante cominciare a distinguere bene, no? Che abbiamo un corpo, abbiamo un cervello e abbiamo una mente. E poi abbiamo un ego, quindi una personalità, un'idea di noi stessi, se così vogliamo chiamare. E poi abbiamo una coscienza, che è un'altra cosa ancora, che è più strettamente legata all'anima. E questa sera vedremo un po' perché abbiamo una mente, cosa serve, e questo cervello come influisce poi sul nostro vissuto, perché il nostro obiettivo ovviamente è cercare di stare bene con noi stessi, gli altri e vivere bene la nostra vita. Il concetto di bene ovviamente è singolare, diciamo cercare di essere felici o almeno di non soffrire troppo, se proprio il traguardo della felicità può sembrarsi irraggiungibile. Diciamo che sicuramente possiamo ogni tanto sentire la pace e anche l'amore. E qualche volta raggiungere la vetta dei picchi di felicità. Io mi auguro che voi sentiate la gioia, l'amore, la felicità ogni istante della vostra vita. Non è il mio caso, anche se sono qui a volervi portare questo messaggio, perché essendo anch'io sono sulla strada insieme a voi, devo guardare tutte le cose della mia vita irrisolte. E sto camminando anch'io verso l'amore. Ed è un tragitto, una strada lunghissima che
non finirà mai. Allora, cominciamo a salutarvi un po'. Allora, diceva Mariella, grazie di essere stata la prima ad aprire la pista. Buonasera Giorgio, ciao Kia, grazie per l'incoraggiamento. Ciao Monica, ciao Giada, ciao Ada e ciao Caterina. Io non so come state voi, come state vivendo questo momento, perché se guardiamo l'informazione che riceviamo dall'esterno, no? Parlando di media, di cellulari, di telegiornali, di cose varie, non è proprio il momento storico più sorridente dell'umanità. Se però aprite la finestra e guardate fuori, vedete che c'è un'altra realtà. Giusto? Se poi ve ne andate in mezzo alla natura, vedete che c'è un'altra realtà ancora. Se poi guardate un animale, vedrete un'altra realtà ancora. Ok? Se per un attimo vi mettete a guardarvi allo specchio, vedrete un'altra realtà ancora. E allora ogni tanto, no, oggi cominciamo proprio a affrontare questo tema che è la mente. Bisogna smettere di corrergli dietro. Bisogna smettere di rincorrerla, di seguirla in tutte le sue fobie, no? Tutte le sue pazzie, in tutte le sue illusioni, in tutte le sue paure, in tutte le sue, ma se succede quello, ogni tanto ci fermiamo e respiriamo, semplicemente esistiamo. Ok? Non corriamo dietro più a niente, perdiamo tempo. Se c'è la gara all'ottimizzazione dei tempi e degli spazi, non c'è una gara infinita. Gli spazi e i tempi sono cose costosissime. E noi dobbiamo cominciare a dargli valore, no? Tenendocelo questo tempo, stretto tra le mani e lasciandolo trascorrere tra le nostre mani. E cosa faccio? Niente, esisto. È come essere entrati nella vostra macchina e invece di impostare il navigatore oppure di andare nelle solite strade che ben conoscete, lasciate la macchina accesa e state lì. Quindi invece di guidare vi guardate un po' attorno. Motore acceso. C'è sta frenesia dell'andare, del fare, del dovere, no? Devo fare questo, devo fare quello, è domani un altro giorno, è doveri infiniti, o piaceri infiniti, nel senso, magari domani è sabato, volete godervi il weekend, e quindi non si vive il presente, non si sta fermi. Bisogna per forza fare la pratica, no? Così faccio la pratica, mi metto nella condizione di fare la pratica e quindi magari faccio il respiro, lo yoga, il theta healing, faccio la meditazione, tutto quello che volete voi. Però dovete fare un'altra cosa per riuscire a stare sereni. Invece qui dici, boh, non faccio niente, non do energia a niente. Quell'energia che è la mia vita me la tengo. La tengo e la lascio esistere. Però non la do neanche alla mente, no? Non la do al corpo perché non lo faccio agire. Ma non la do neanche la mente, quindi non seguo i pensieri. Non mi proietto da nessuna parte, sto dove sta il mio corpo, nella stanza in cui sono. Sto fermo lì. Semplicemente esisto. comunque adesso vediamo un po' cosa ci racconteranno le nostre guide riguardo a questo argomento, così sentiamo la voce maestra, voilà. Allora, vediamo cosa mi avete detto a riguardo, che sono curioso di sapere le vostre impressioni. Voi è una chiacchierata fra amici, come sempre. E quindi sentitevi liberi di esprimervi, di dire la vostra, di sentire se non siete d'accordo, di arricchire questa serata con la vostra presenza, no? Anche attiva, soprattutto attiva.
Mi piace Laura. Animus, la vita è orrenda, piena di problemi. Oh, signore. Come non darti torto, Laura? La vita è piena di problemi, sì. È una costante scala verso l'alto. E bisogna fare fatica? Sì, diciamo di sì. Il discorso è che bisogna spenderla, no, questa energia, perché tenere sempre il motore acceso e non andare da nessuna parte, poi ci si annoia anche. E quindi alla fine si vive, vivendo si fanno le cose e poi ci sono azioni e conseguenze, quindi ci sono i problemi. I problemi da affrontare sono legati comunque sempre a noi, alle nostre scelte, al nostro modo di vivere l'esistenza, di vederla l'esistenza, no? Voi immaginate, no, che noi siamo afflitti, no? Così come dicevano gli antichi, da questo velo di Maya, che è il velo dell'illusione. Perché? Perché la realtà è davanti ai nostri occhi, ma noi non riusciamo a vederla. Non riusciamo a vederla perché? Perché la realtà è multidimensionale. Per cui, oltre a essere percettibile agli occhi, diciamo, si allarga anche ad altri spazi dimensionali, quindi dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande. E quindi noi non sappiamo dove porre attenzione, quindi a un certo punto dobbiamo fare una selezione. Selezioniamo della realtà alcuni pezzi e con quei pezzi dobbiamo comunque costruire il nostro mondo, la nostra dimensione, no? Dobbiamo portare alla luce noi stessi. Ed è inevitabile che costruiamo problemi. Perché? Perché nell'affrontarli, nel doverci mettere in relazione, vengono fuori tutte le nostre dinamiche relazionali, ok? Perché sia che ci relazioniamo con una persona, che con un oggetto, che con un essere vivente, animato o meno, c'è sempre una relazione. E la prima è quella che abbiamo con noi stessi. E quindi è inevitabile che viene fatta una cosa che si chiama proiezione, noi proiettiamo i nostri problemi sui problemi, ok? E che diventano problemi alla seconda. E a un certo punto questi problemi ci fanno sbroccare, perché poi è lì che arriviamo. E sbroccando viene fuori che cosa? L'emotività. Quindi la sofferenza. Quindi la sofferenza trova la via per uscire da noi. E ci sono due modi. O la lasciamo uscire con amorevolezza, e quindi diventa un processo di guarigione. O a un certo punto si accumula a tal punto che deve uscire con forza e quindi spacca tutto, un po' come gli uragani, no? E quindi diventano altri problemi dopo, perché una volta che ha spaccato tutto, poi bisogna rimettere tutto in piedi e ogni volta bisogna spaccare, ricostruire, spaccare, ricostruire. Non è proprio divertente. Ok? Allora sì, sotto certo aspetto hai ragione, no? È piena di problemi, però insomma, sono gli step evolutivi. Perché se tutto filasse liscio, noi viaggeremo con il pilota automatico e il più delle volte non prenderemo coscienza, quindi non ci renderemo conto. E quindi ci vuole a un certo punto, no, doversi fermare a relazionarsi con questo problema. Perché così poi mi accorgo, no, facciamo un esempio. Mi si è rotto il mouse, oddio, non posso più usare il computer. Devo lavorare, è l'azienda, come faccio? Devo andare al supermercato, devo chiamare Amazon Prime, devo chiamare mia fidanzata, mia moglie, mio marito perché mi porti un mouse, sennò io non posso fare lo smart working, oddio, oddio. E vabbè, e se per un giorno non lavori? Ma una riunione importante, urgente, oddio, come faccio? Cosca al mondo. Manco fossi un chirurgo che sta, no, operando qualcuno. E la domanda è, se poi muore? Ma tanto prima o poi, no? Van via tutti, andremo via tutti. Scherzi a parte, ovviamente la parte emotiva c'è, è importante. Se ci muore un caro è un problema, non da poco. E adesso l'ho messa un po' per scherzo, per farla diventare una tragicommedia, però
A volte dobbiamo affrontare il problema con un'ottica un po' più rilassata, no? Nel senso, non proiettandoci sopra, o la va o la spacca. Normalmente, siamo noi che decidiamo che o va così o finisce tutto. In realtà la vita è molto più serena. È raro che ci metta di fronte al bianco e nero. Comunque andiamo avanti. Allora, dove siamo rimasti? Buonasera. Ho perso il pensiero. Ok, che bello sentire la tua voce, mite e calma. Buonasera Federico, grazie. Grazie Anna. E grazie Raffaella, buonasera anche a te, bentornato. Grazie Anna Tamburini che mi hai invitato nuovamente a questa rubrica. Io aspettavo con ansia di ritornare con voi e sono molto felice di essere nuovamente ospite del canale Focus, che ringrazio per il vostro lavoro immenso che fate per tenere in piedi questa energia, questo gruppo, questa bella vibrazione. È un lavoro molto impegnativo, infatti vi ammiro perché io non sarei in grado. Avete una grande forza, una grande dedizione e tanto amore. Va tutto il mio riconoscimento e i miei ringraziamenti. Allora, Mariella, ognuno di noi trascina il suo carro. Forza e coraggio, affidati alla preghiera intima e a quella forza di volontà che non immagini di avere come tutti. Eh sì. Mariella, parole sante. La cosa bella è che, per quanto no, difficile sia, la vita ci dà il carico che siamo in grado di sostenere. È perfetta la vita, non ci dà più di quanto possiamo reggere. Ci dà quello che ci serve per fare il prossimo passo. E quindi noi dobbiamo chiederci, no, il più delle volte, quando ci spinge, no, con questa forza potente, perché mi sono, dicevano improvviso, attaccato alla pietra, lascia andare la pietra, no? Perché mi sono attaccato a questo scoglio e la corrente mi sta trascinando, mi sta strappando la pelle, io sono qui attaccato alla mia pietra che non voglio lasciare andare le mie cose, ah, oh, il mio problema, ah, non ce la fa. E molli, molli, molli tutto. E lasci che la corrente ti porti. Dove? Chi lo sa dove? Ma ha importanza il dove. Che ti porti a Timbuktu, a Calcutta, sull'Everest, a Milano Centro, a Reggio Calabria, che ti porti in Guatemala, nello Zuahili, e ci troverai sempre le persone con la loro vita, i loro drammi, le loro cose. Sì, magari se sei al Polo Nord c'è un po' freschino, se sei all'equatore stai un po' meglio, no? Però capiamo il senso. Allora, sì, è vero, c'è tanta bellezza intorno a noi, non basta guardare, bisogna saper vedere. Altre parole sante. Perché noi ovviamente non guardiamo con gli occhi, ma vediamo con la coscienza. E quindi se la coscienza in quel momento ha lasciato lo spazio alla mente, la mente vede quello che è frutto di esperienze. E se le esperienze sono film, sono sofferenze, immagini di guerra, immagini di morte, immagini di malattia, no? Riferimenti, quelli. La mente elabora questi dati, queste informazioni e poi ci dà delle suggestioni, e queste belle suggestioni poi ci fanno venire il mal di pancia, l'ansia, ci fanno venire la paura di morire. Però ci ricordiamo che siamo sempre, no, nella nostra stanza dove fondamentalmente non c'è nessun pericolo. Allora noi possiamo viaggiare tanto di fantasia. E quindi dobbiamo stare attenti a saper vedere,
riconoscere chi osserva e cosa sta osservando e che cosa ci procura questa osservazione e poi chiederci se ne vale la pena dare la nostra energia vitale a ciò che stiamo osservando, considerando che possiamo fare infinite osservazioni. Ok? Nel senso che se io mi focalizzo solo su questo cristallo di quarzo e vedo solo quello tutto il santo giorno, non esiste nient'altro perché esiste solo il mio cristallo, io, tutto il resto scompare, no? E quindi tutta la mia vita girerà attorno a questo cristallo. E se io cerco, decido, scelgo di dire ok, lo metto un po' da parte, ho le mani libere, ho la visione libera, posso cambiare la mia ottica, dare la mia attenzione a una carta degli angeli, ok? Posso dare attenzione ad altro. Allora, saper vedere, riconoscere che cosa stiamo osservando, dov'è il nostro focus? Su Facebook. Scusate, questo era brutto. Ciao Walter, ben arrivato. Un abbraccio, caro amico. Allora, Elisa, la Terra è piena di... è un pianeta ospedale per guarire il nostro karma, per evolverci. Sì, anche. Anche, sì, diciamo sì. Forse non solo anche, però per alcune anime anche. Però sono d'accordo con te. Qua mettiamo in scena ciò che dobbiamo imparare e ciò che dobbiamo insegnare. E insegnando impariamo cose nuove. Se qualcuno di voi fa l'insegnante, no, probabilmente concorderà che manifestandosi per insegnare qualcosa, impara qualcosa anche lei o lui. Buonasera Carla. Ada, ben arrivata. La vita è faticosa. Sì, ma non sempre. E vi garantisco che se si guarda oltre la piccola fessura c'è sempre. Io sono in attesa di un trapianto di polmone da 52 anni. Urca! Beh, però vuol dire che sei tosta se si riesce ad avere questa tenacia, no? Sono in ossigenoterapia, grazie a Federico, alle tue gite. Hanno tanto. Che altri polinesi sono tante cose belle. Da vedere è anche semplice fiore, sì, si piange, ma tocca a me trovare la forza. Carada, sì, io a un certo punto, come hai notato, mi sono stufato un po' di fare tanti bla bla, perché le belle frasi, no, filosofiche poi sono interpretabili, e allora ho deciso di, grazie a Maria, perché poi è stata lei la spinta che mi ha aiutato a vedere tante altre cose belle della realtà. Insieme, camminando insieme, abbiamo potuto apprezzare di più la realtà, quella del creato, no? Del creatore. Perché noi in città abbiamo la realtà umana che ha delle cose molto belle e altre un po' meno. Mentre quando torniamo nella natura, e ci soffermiamo a vedere la magia che c'è dietro anche a un singolo fiore, no? L'architettura che ha, i colori, i profumi e tutto l'ecosistema che gira attorno a questo fiore, tutti gli insetti che magari se ne nutrono, ce l'hanno come casa, o lo usano come territorio di caccia, magari i ragni, no? Ti accorgi che c'è un intero universo che tu neanche sai che esiste perché sei concentrato sull'ottica umana e basta, esiste solo l'uomo, la borsa di Tizio, la scarpa di Caio, la bolletta dell'Enel a fine mese. Invece no, bisogna appunto togliere il focus da queste cose e portarlo anche a fare un giro, no? A dire, ma guarda quanta bellezza c'è. È vero che Ada, è un dolore sapere che non stai bene. Però c'è tanto bello, no? E quando guardi questo bello, per un attimo la tua sofferenza si allevia. Allora riesci a portare con
con un attimo di leggerezza questo fardello tra le mani. Io ti auguro di stare bene, ovviamente, ti mando tutti gli angeli che posso mandarti, perché ti sorreggano in questi periodi. Allora, cara Laura, problemi sono seri, poco lavoro, famiglia infernale. Il signor, la famiglia infernale. La famiglia è il karma, come dicevano prima, no? Mi diceva prima, guarda, due righe sopra, Elisa diceva, la Terra è un pianeta ospedale per guarire il nostro karma ed evolverci. La famiglia è proprio tutto l'ambiente dell'ospedale. Dove si nasce in quel sistema lì, e da quel sistema non si scappa. Nel senso che anche poi quando o ti sposi o i tuoi van via o tu vai via, comunque poi ti resta dentro quello che è stato. E quindi la famiglia può diventare infernale in quel senso lì, perché se ci sono dei dissapori, se ci sono state delle sofferenze, quelle sofferenze ti restano dentro e ti condizionano. E infatti bisogna farle uscire, no? Le sofferenze. Bisogna imparare a farle uscire. L'ascolto del cuore e la via del cuore è arrivata per questo, no? Per aiutarci a far uscire la sofferenza. Per darci almeno le istruzioni, poi bisogna fare un minimo di lavoro. Il lavoro più grande di tutti è imparare ad ascoltarsi. Perché poi, alla fine, nel senso, ognuno ha i suoi spiriti guida. E gli angeli ci sono per tutti e quindi l'anima ce l'hanno tutti. E quindi basta lasciarli operare in noi, che è la parte più difficile, ovvero lasciargli lo spazio d'azione, che loro ci portano poi a tirar fuori i dolori, a alleggerirci i carichi e quindi a toglierci questo inferno dal presente. Allora, l'unico problema che trovo è trovarsi delle persone. L'unico problema che trovo è il trovarsi a delle persone che non può aiutare. Oddio, ma forse interpreto male, però noi non possiamo salvare il pianeta, nel senso non possiamo. Le guide mi dicono, non puoi salvarli tutti, non puoi aiutarli tutti. Perché verrebbe meno il loro libero arbitrio. Se io voglio, decido che per te è giusta questa cosa perché io l'ho fatta e so già dove mi porta a me, quindi so anche dove ti porta a te, e ti voglio preservare da quell'evento che magari ti fa soffrire, e quindi ti voglio assolutamente togliere da quella cosa che stai per fare, ma tu non ne hai coscienza. E quindi il più delle volte quella cosa lì la devi fare per forza, perché facendola prendi coscienza e quindi poi fai i tuoi passi. Se invece non fai mai quel tipo di esperienza e non ne diventi cosciente, ti resta da fare, no? Allora a volte noi vorremmo preservare dal dolore degli altri, ma non si può perché il dolore in quel momento della propria vita, della loro vita, è l'unico mezzo che hanno per fare quel salto, no? Il famoso salto quantico. Fanno un salto di un livello energetico più alto. Il salto quantico è questo. Alla fine, un salto di energia. Allora, a Mariella, viviamo sempre in ansia, con un devo stampato nella mente, causa poi di disturbi psicosomatici ed organici. Sì, fondamentalmente è così. Hai detto giusto. Il senso del dovere è legato poi al bisogno. Ho un bisogno di essere amato, un bisogno di essere riconosciuto, un bisogno di essere il primo, no? Al centro dell'attenzione, il migliore. Tutta questa roba si riassume nel bisogno di accettazione, no? Fondamentalmente le guide poi sono chiare, dicono tutto gira attorno all'amore, allora tutte queste cose, l'applauso, il bravo, il primo, sono forme di amore, quindi è un bisogno di amore che viene esternalizzato e io lo conosco bene, lo conosco benissimo, il bisogno di essere approvato,
Ci combatto da più di 44 anni con questo bisogno. Perché? Perché nella vita non sono stato riconosciuto, no? Il mio bambino interiore ha questo piccolo, ha questa ferita e per quanto io l'abbia vista, rivissuta e elaborata, me la trovo sempre tra le mani. Pensate, quanto è difficile poi, no, guarire un nodo karmico, se così lo vogliamo chiamare. È una questione con cui lavori continuamente tutta la vita. È chiaro che all'inizio ti travolge, poi ti porta via, poi ti trascina, poi ti fa inciampare, poi ti fa cadere, poi ti dà una spintarella. C'è uno spirito guida! Ciao Maria! Avete visto? C'è uno spirito guida laggiù. Eccolo qua. Scherzi a parte. Allora, andiamo avanti, grazie a te Anna. È vero, Anna, fate un gran lavoro. Ci vuole tanto amore, tanta dedizione, tanto tempo e tanta energia per tenere in piedi un canale del genere. Quindi siete proprio bravi, insomma, siete grandi, siete grandi. Allora, Caterina, ho perso il mio unico figlio a 2 anni fa. Il dolore è sempre grande. Certo, in tutti i modi, cerco in tutti i modi di sviarmi. Lo so. Faccio le mie ricerche sulla medianità. Leggo molti libri, seguo conferenze. Nel frattempo mi sono venuti anche dei disturbi fisici. Naturalmente vado anche in mezzo alla natura, ma non sono proprio molto felice. Caterina, mi dispiace tanto, veramente. Ma ti devi fermare. Te lo dico proprio dal profondo del cuore, ti devi fermare. Ti devi fermare e accogliere questo dolore. Lo so che ascoltarlo è dilaniante, ma non ascoltarlo ti disintegrerà, quindi ti devi per forza fermare. Amarsi significa proprio così, no? Prendere il tempo che hai adesso a disposizione e ti lasci invadere da questa sofferenza che ti sta mangiando viva. E la lasci andare, proprio la fai uscire, cominci a piangere, cominci a urlare, cominci a disperarti per un'ora, per 2 ore, per 3 ore, finché il dolore no, è come una diga che si è riempita e sta per esplodere, sta per spaccare tutto. Apri bocca porti e fai uscire, magari ci mette un giorno, magari ci mette un anno, magari ci mette 10 anni. Però più tieni duro, più cerchi di andare avanti con questa roba dentro, più ti fai del male. Amarsi a volte significa proprio fermarsi. Fermarsi e lasciarsi curare. Perché se ti dai questa energia di se ti permetti di essere fragile in questo momento, sicuramente ti stai amando. Perché dai modo a questo dolore della perdita di fare il suo lavoro, di fare la sua trasformazione, la sua opera. Eh sì, da tempo di tempo. Allora, Luca, e a chi perde il lavoro dopo anni, quale insegnamento ci può essere? Che non esiste solo il lavoro, che la vita è cambiamento. E poi qualcosa può arrivare sempre. Ricordati che la vita sostiene tutto, anche i senza tetto. Quindi sosterrà anche te, abbi fede. Magari non con i tempi che vorresti tu.
Ma se ti affidi qualcosa può accadere sempre. Abbi fede. Ciao Fiorella, ben arrivata, bentornata. Esattamente, Ada, è proprio così. Basta guardare oltre e non solo i malanni. Eh sì. Grazie per la tua forza che riesci a trasmettermi, sono felice di esserti utile. Eh sì. Alla fine i polmoni sono un organo di contatto, no? Fra il mondo esterno e il mondo interno, quindi ci sono delle relazioni, no? Da guardare, ci sono delle relazioni che ti hanno ferita, ti feriscono, sono, no? Ti lasciano senza fiato. Quindi bisogna che questa relazione vada sanata, prima di tutto dentro se stessi, perché ti è rimasta dentro questa relazione che non hai fondamentalmente digerito. Quindi la soluzione è sempre quella, piangere. Lo so che sembro Maria di Filippi, no? Che bisogna piangere, però non c'è via d'uscita. Ve lo posso giurare, non c'è via d'uscita. Io ho pianto anche oggi, giusto? Tanto. Ed era un po' che facevo resistente. Perché poi quando vai in testa, quando vai nella mente, ti separi. E quando vai in separazione, poi non senti più. Allora puoi convincerti che ormai sei a posto, ormai va tutto bene, poi ti fai male, poi inciampi, poi ti graffi, poi ti buchi, poi ti qua, poi ti là, ti dici, c'è qualcosa che non va. Poi cominci a reagire, poi ti arrabbi e dici, c'è qualcosa che non va. Poi senti dolore emozionale, dici, c'è qualcosa che non va. E poi allora piano piano si ascolti un po'. I tuoi spiriti guida, allora ti portano in relazione col tuo dolore. Che bisogna avere, guarda, le guide sono chiare, bisogna avere l'umiltà di ascoltarsi e di accettare il fatto che si ha bisogno di aiuto. Ed è dura, ragazzi, è dura, 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 perché la personalità, no, l'io, la mente non vuole cedere. Quella va avanti. Lo stesso, non gliene frega niente, a costo di portarci trascinandoci come delle macchine, ma quella va avanti, non gliene frega niente, no? Del dolore emozionale. Quindi siamo solo noi che dobbiamo dire, boh, basta, è troppo, mi fermo. Capite? La forza di volontà, la coscienza non sono la mente. Noi siamo i padroni del nostro corpo. La mente è un programma, no? Un software. Come avete presente quelle intelligenze artificiali di cui parlano Google e vari, che fanno cose da sole automaticamente? Ecco, noi possiamo dire che la mente è un pilota automatico, costruito sopra le nostre esperienze. Il problema è che le nostre esperienze, diceva prima qualcuno, no? Laura, problemi, sofferenza, lutti, dolori, prove infinite. Immaginate un'intelligenza artificiale che attinge a queste informazioni per creare un modello di realtà. E nella nostra mente è un disastro, è un inferno. E allora bisogna, no? Uscire da lì. Per uscire da lì bisogna fermarsi, no? Bisogna uscire dal cinema della mente. Adesso magari cominciamo a leggere un po', perché sennò il tempo va e ci dimentichiamo delle guide. Allora, ops, ci siete ancora? Ciao. Elisabetta, ben arrivata. Allora, cervello e mente. Il cervello, qui parlo io all'inizio, va bene, vi leggo anche il mio trafiletto. Il cervello è un organo incredibile. Il suo funzionamento e le sue proprietà ci sono ancora parzialmente sconosciute.
come del resto lo è la mente. Come le migliori macchine c'è sempre qualche difetto. Purtroppo la mente, che sovrintende alle funzioni cerebrali, non va tanto d'accordo con il sentire, perché le emozioni tendono a destabilizzare la gestione della macchina umana. Ok? La mente non va d'accordo con il sentire, perché le emozioni ci mandano in crash, ok? Questa incapacità della mente di elaborare le emozioni fa sì che tenda a scartarle, bypassarle, giudicarle secondarie, irrilevanti ai fini del processo di pensiero e azione, e quindi sopravvivenza. Ovviamente, a mio avviso, però, nella vita le emozioni e il sentire sono fondamentali ed essenziali, nel senso che se pensiamo e agiamo, siamo come i robot. E noi non siamo robot. E anche se non sentire niente a volte ci fa sentire potenti, a un certo punto dobbiamo pagare il nostro prezzo, quindi diventare coscienti di quello che abbiamo schiacciato per una vita. E ora parlano le guide e dicono: il cervello memorizza dati, registra informazioni ed esperienze, svolge la funzione di preservare l'essere umano. È influenzato da impulsi provenienti dai regni della luce. Ok, quindi ricordiamoci, il cervello vede attraverso i sensi, no? Quindi lui sta lì, nella mia bella cavessa, nella calotta cranica, non vede niente. E attraversa la realtà, quindi la decodifica, la transcodifica attraverso i sensi. Questo ci fa capire quanto noi non vediamo la realtà. Ricordiamocelo, no? L'occhio vede poco. Lo spettro elettromagnetico, se voi scrivete su Wikipedia specchio, cioè specchio, ciao, spettro elettromagnetico, vedete com'è la luce visibile e com'è quello che la scienza ha riconosciuto. E che usa anche, no? Con tutti gli strumenti. Questo la dice lunga su quanto vedono gli occhi. Idem l'udito, no? Gli ultrasuoni, il cane, i delfini, l'olfatto, l'orso. Quindi noi a livello di percezioni, il gusto, a livello di percezioni sensoriali siamo molto fallaci e quindi il cervello che per decodificare la realtà attinge solo ai sensi, fa quello che può. Ok? E lui registra queste scosse elettriche, no? E si fa questa mappa della realtà famosa. Questi impulsi che riceve inoltre tutto il cervello è anche un'antenna, perché essendo così, fra virgolette, ciechi, no? Assuefatti a questo velo di Maya, siamo comunque guidati da qualcosa, quel qualcosa che ci spinge a volte, no, ad agire. E sono i regni superiori che ci guidano, a livelli diversi, ma ci guidano. Questi impulsi aiutano l'uomo nella sopravvivenza e quando la volontà non si manifesta, essi permettono all'uomo di andare avanti lo stesso, mentre quando la volontà e la coscienza sono presenti, questi impulsi diminuiscono la loro influenza. Ok? È come dire, ci sono dei sistemi automatici che ci spingono a vivere anche quando noi magari non ci siamo nel senso che ci lasciamo vivere, lasciamo che la vita scorra. La vita scorre e siamo guidati, siamo accolti comunque, siamo sempre accolti, siamo sempre guidati, ma ci sono delle volte che guidano più loro di noi, perché a volte siamo così presi dalla nostra incoscienza che viviamo completamente avvolti da, non so voi se capita, ma io me ne sono accorto. Ho vissuto interi anni in una bolla energetica dove non sai neanche da che parte stai girato. E a volte adesso mi capita, magari non per anni, ma per dei giorni può capitarmi che ti senti preso in un turbinio e non sai che cosa ti sta succedendo. Quindi ti guidano, ti spingono un po' a volte, no? Mentre a volte dici no, adesso voglio questo,
ci vai diretto, no? Perché eserciti questa forza che è il libero arbitrio. Quindi vai a prendere quello che vuoi, sai che cosa vuoi in quel momento, mentre altre volte ti lasci guidare dal flusso. E quello che succede a te, hai comunque questi impulsi che ti inducono a seguire un percorso guidato verso la sopravvivenza, ma quando la coscienza e la volontà sono presenti, puoi influire sulle frequenze che la mente riceve. Influendo su queste frequenze, tu eserciti il libero arbitrio, ovvero puoi fare quello che vuoi, qualunque cosa, ok? Perché? Perché i regni superiori ci lasciano liberi. Allora, se noi non decidiamo, lasciamo che la vita faccia, loro ci aiutano, no? Ma è chiaro che nel momento in cui diciamo voglio guidare io, loro ti lasciano guidare perché non hanno attaccamento nei nostri confronti. Il loro attaccamento è legato alla nostra evoluzione, nel senso sono a servizio, no, dell'amore. E quindi ci aiutano ad andare avanti nella vita. E da una parte, se ci pensate, è una figata, perché ti rendi conto che alla fine non sei proprio mai, mai, mai solo. E che a volte ci sentiamo così, nel senso io. Sapete quante volte, pur avendo scritto questo libro, pur sentendoli spesso e volentieri, pur sapendo che sono lì, che non scappano mai, no? A volte ti senti solo, ti senti abbandonato, ti senti proprio smarrito. E dici, ma che sprofondi in cosa? Nelle emozioni di dolore. Per cui a volte ti fanno sentire così perché devi fare quel passo. Che se loro ti sostenessero anche energeticamente, non lo faresti. Ok? Quando ti preoccupi, e qui guarda, no, alla mente, quando ti preoccupi, guardi al pericolo, guardi il lato negativo, sei sempre attento a tutto. È un segnale, questo tipo di atteggiamento, che ti sta dicendo che stai guardando in direzione della paura e della sopravvivenza. Perché se sei vigile e attento, nessuno ti può fare del male. Il cervello ha questo meccanismo interno di autodifesa, si deve preservare l'organismo. Gli animali, soprattutto le prede, devono stare attenti ai predatori, per cui sono sempre molto vigili e attenti ad ogni singolo movimento attorno a loro. Voi avete le stesse caratteristiche, semplicemente avete una mente molto sviluppata che riesce a dominarle, ma non completamente. E di conseguenza, quando le emozioni alterano lo stato di vigilanza, si entra in panico. Ok, allora quindi ci dicono una cosa importantissima. Intanto che quando siamo presi da questa energia, no, del pericolo, della paura, la preoccupazione, il lato negativo, no, stiamo energeticamente sintonizzati sulla sopravvivenza. Ok? Si è attivato un meccanismo di protezione, di sopravvivenza. E quindi siamo guardinghi, un po' come avete presente i documentari della savana quando vedete che le gazzelle vanno a beverarsi. Bevono, ma hanno tutti gli, a parte che hanno gli occhi, no, che hanno una visione quasi stereoscopica. Ma stanno attente quando bevono, perché sanno che è il momento in cui i leoni fanno gli agguati. Perché sono lì che devono dissetarsi, no, devono sopravvivere. E stanno guardinghi. Noi, per quanto siamo intelligenti, fighi e cattivi, siamo biologicamente delle scimmie, no? L'uomo sapiens è una scimmia evoluta. Quindi nella catena alimentare, se metti una scimmia nella savana, i leoni se la mangiano. Se la metti nei boschi dove ci sono i lupi affamati o gli orsi affamati, può essere che se la mangiano, se non trovano altro. Ok, quindi noi a livello biologico abbiamo il cervello che deve stare attento all'ambiente esterno e ai pericoli. E quindi noi non essendo solo animali, ma avendo questa capacità immaginativa molto potente, possiamo immaginarli degli scenari di pericolo, no? L'esempio più semplice è lo scenario che abbiamo fatto da 2 anni a sta parte, è quello del Covid. Ok?
ci hanno fatto immaginare questo scenario di morte, di apocalisse virale, in panico tutti quanti, virus da tutte le parti, mascherine, guanti, distanziamenti, isolamenti, lockdown, wow, smart working, vaccini, cioè, qualunque cosa pur di mitigare questa paura, questo istinto di sopravvivenza, ok? Qualunque cosa va bene. L'importante è cercare di mettere a tacere questa campanella che si è messa a suonare, che è il pericolo, no? La vita in pericolo. Il cervello doveva correre ai ripari. Però si sono viste quelle cose assurde, tipo quegli scafandri o i bambini, no? Cioè, azioni cioè, fuori da ogni grazia divina, che se le guardate adesso vi fate anche magari quattro risate, dice una follia, follia allo stato puro. Però in quel momento che vivevate il pericolo, sembrava giusto, no? Sembrava che andasse bene. Adesso c'è un altro pericolo, no? Guerra, morte, disastro nucleare. E allora la corsa agli accaparramenti, la corsa all'energia, la siccità. Quando ci parlavano di siccità, la gente ai supermercati piene di carrelli pieni di bottiglie d'acqua, sopravvivenza. Ok? La mente è facile preda, no? di questo meccanismo. Si attiva l'istinto della sopravvivenza con quattro parole in croce, con quattro immagini. E più queste parole, più queste immagini, più questi suoni sono così, no? Ripetitivi e li dicono tutti quanti, più noi poi ci crediamo queste cose, più andiamo in questo vortice di meccanismo dove va bene tutto, l'importante è sopravvivere. Mentre ricordiamoci che siamo qua, nella nostra stanza, sereni, ok? Non siamo in un teatro di guerra, fisicamente non si stanno lanciando i missili, qui, purtroppo da altre parti sì, e là devono stare attenti, ma qui no, qui non c'è pericolo. E speriamo che smetta di esserci pericolo in tutto il pianeta, che questi grandi potenti della Terra la smettano di giocare a vedere chi ce l'ha più grosso. Cioè, vogliono conquistare la Luna, Marte, e stanno ancora lì a litigarsi i territori. Gli piace tanto giocare a risico a questi signori. E poi parlano di intelligenze superiori. Vabbè, lasciamoli a loro, le loro cose. E noi guardiamo le nostre, no? I nostri istinti di sopravvivenza che sono più importanti. Perché le questioni internazionali, a meno che non facciamo i diplomatici, non le possiamo risolvere. Mentre mettere a bada la nostra mente lo possiamo fare. Qua vedo che scrivete, quindi vedo un attimo cosa sta succedendo. Perché mi ero perso un po' via. Allora, dove siamo rimasti? Allora, Carla, buonasera, mi accorgo di non provare emozioni, sentire di non sapere, scusa, sentire di non sapere più qual è l'obiettivo da raggiungere, come si fa a ritrovarsi? E beh, Carla, è un po' quello che ci è accaduto, tutto quello che le illusioni che prima avevamo, che erano così tanto importanti, ok? Quando si attiva il meccanismo della sopravvivenza, tutto diventa irrilevante. Cioè tutti gli obiettivi, tutte le frivolezze, no? Magari che prima sembravano così importanti, così vitali da dedicarci il nostro esistere, perdono di forza, perdono di valore. Quindi c'è un ricalibrarsi, no? Ti ricalibri su cosa? Sulla tua vita. E ti accorgi che la tua vita è molto più lenta di tutti i tuoi obiettivi. E che gli obiettivi da porsi a un certo punto diventano pure pesanti, diventano pure noiosi, perché una volta che ti accorgi che i ritmi vitali sono diversi, fai fatica a dover tornare come eri prima a correre dietro alla follia, alle immagini. Non si corre più dietro alle immagini. È stato un salto mica da scherzo quello che abbiamo fatto in questo periodo. Tutti quanti. Ci hanno costretti, eh. Da una parte è bene quello che è accaduto,
Per quanto mi dispiace il modo con cui l'hanno fatto, perché potevano farlo probabilmente con delle modalità un po' più soft, perché c'è gente poverina che ha lasciato le penne, sono stati una marea di suicidi. Comunque hanno fatto un lavoro enorme per farci fare questo salto di coscienza, dove tutto perde di valore e l'unica cosa che resta importante è sopravvivere, la vita. La tosta è stata tosta, eh? E quindi è normale che a un certo punto dici: bene, adesso che cos'è realmente importante? Che cos'ha realmente valore? E quindi sei obbligata, no? A ripartire da te stessa. E tu mi dici: dove vado? Non ti preoccupare del dove vai. Nel senso, c'è una carta degli angeli molto bella, che non è importante avere uno scopo. Nel senso, ah, lo scopo della vita qual è? Lo scopo della vita è vivere. E loro dicono: scegli qualcosa su cui porre la tua attenzione e vedrai che la vita, attorno a quello che tu hai scelto, si plasmerà e ti darà le lezioni che ti servono. Quindi che tu scelga di fare la netturbina o la dirigente di una multinazionale, va bene. Non è che facendo la dirigente va meglio o la netturbina va peggio. Non ha importanza. Puoi anche scegliere di, non so, di fare la casalinga, che non è un problema. Perché facendo le cose ti succederanno degli eventi correlati alla tua scelta che ti condurranno a fare delle prese di coscienza. Perché poi ridendo e scherzando, le guide lo dicono abbastanza semplicemente: bisogna imparare a vivere in pace, in armonia e nell'amore. Pace, armonia, amore. Qualunque cosa tu fai. Quindi non è importante la funzione che fai, ma come vivi mentre la fai. Ok? Quindi non c'è un modo giusto. C'è come vivi tu mentre vivi. Scusami il gioco di parole. Quindi puoi porti qualunque obiettivo da raggiungere. E per ritrovarsi bisogna fermarsi ed ascoltarsi. Quindi ascoltare che cosa? Che cosa ti piace fare? O che cosa fra, diciamo, facciamo un esempio, ho perso, no, anche tutto ciò che mi piace fare, non mi piace più niente. Visto che hai perso la gioia magari per tutto, fai quello che ti fa, scusami il termine, meno schifo. Ok? Se tutto è diventato schifo, tutto è diventato noia, tutto è diventato. Fai quello che. Innanzitutto, se fai quello che non hai mai fatto e che ti piacerebbe fare. E se non sai che cosa ti piace fare, comincia a fare una lista. Te la metti lì e dici: che cos'è la cosa che mi dà meno noia di tutte? Questa, ok? La metto in prima, in cima alla lista. E fai 10 elementi. Poi da questa lista di 10 elementi comincia a dire: ok, domani se ho tempo faccio la prima. Poi mentre le leggi dici: bah, la prima non mi piace tanto, faccio la quinta. Poi le leggi e dici: però forse la terza è quella che mi piace di più. E poi questa lista la arricchisci. Se vengono degli elementi nuovi, alla fine troverai qualcosa che forse vale la pena fare. La fai e vedi cosa ti porta, senza aspettarti che ti cambierà la vita, no? Nel senso, la vita si cambia semplicemente cambiando. Nel senso, se io dico sono in casa tutto il giorno, tutti i giorni, e dico che palle, non succede mai niente, in sta casa, quattro mura, esci. E dove vai? Ah, vado, quando esco io vado in centro al paese. Vado in centro paese, mi siedo sulla panchina, oppure vado al bar, bevo l'aperitivo ed è sempre la solita giornata. Che noia. Smetti di fare le cose che hai sempre fatto. Dove vado? Vado, caspita, nel bosco. Ma nel bosco ho paura e non so guidare, non mi ci hanno mai portato, poi in che bosco vado? Comincio a cercare su Google dei gruppi che vanno a camminare. Chiedo a qualcuno se mi porta in macchina, capisci? Cioè, volendo, noi possiamo fare infinite azioni sulla Terra. Però
Quello che ci blocca è la nostra visione della realtà, ok? Dobbiamo uscire da noi stessi, uscire dal conosciuto. Quella che chiamano la zona di comfort. La zona di comfort è la zona che già conosciamo e che quindi ci dà sicurezza, no? Perché sappiamo che in quella zona, che abbiamo già testato, abbiamo già sondato, non ci sono pericoli, non ci sono predatori, la sopravvivenza è garantita. È che non c'è la gioia della scoperta, ok? La cosa che ci fa sentire vivi è la gioia della scoperta. Quindi conoscere qualcosa di nuovo, no? Vivere l'ignoto. L'ignoto però al tempo stesso ci fa paura. E quindi bisogna trovare l'equilibrio. Spero di esserti stato utile. Allora, Monica, confermo, ascoltarsi e seguire la via del cuore è la chiave. Si può imparare ad osservare il pensiero compulsivo e non identificarsi in esso, grazie alla presenza, al vivere nel qui e ora. Brava Monica, sono d'accordo con te. Esattamente. Il qui e ora è faticosissimo da vivere. Perché? Perché basta l'energia di un pensiero e sei già da un'altra parte. L'energia di un pensiero, ti arriva questa energia, questo piccolo pensiero, è come fosse una radice, no? Parte sta radice che il pensiero poi diventa una pianta e piano piano diventa un albero gigantesco. E ti ritrovi in cima a sto albero e dici: che cazzarola è successo? Ok? E quindi ti perdi. Ti perdi nel meandro di un pensiero che ti costruisce una realtà, poi un mondo intero. E tu devi dire: ok, però sono sempre nella mia stanza. Tant'è che le pratiche dello yoga sono le più semplici all'ascolto del respiro, ok? Perché? Perché l'ascolto del respiro ti obbliga a tornare dentro il corpo. Le guide mi dicono c'è l'ascolto del cuore, perché il cuore ti porta ancora più dentro, perché ti allinea alla vibrazione. No? Mentre il respiro un po' lo puoi controllare, nel senso faccio un respiro profondo e poi posso trattenere il respiro, quindi non respiro per 3, 10, qualcuno si fa anche i minuti, quelli che fanno apnea, ma a un certo punto devi respirare. Mentre il cuore batte, e grazie a Dio che batte, no? E quindi quello è un muscolo involontario di cui il cervello può controllare gran poco, ed è un luogo, no, appunto, dove il controllo viene meno. Allora è meglio andare lì, perché almeno c'è questo ritmo che continua a esistere nonostante noi, no? Solo per questo, non per altro. In realtà no, è una porta energetica, poi la leggeremo più avanti, prossimi mesi. Grazie Monica. Allora, Ada, non so se ho capito bene, ma ti faccio un esempio. Spesso mi capita che devo andare da una parte e per giorni qualcuno dentro di me, no, dentro di me non mi va. È un segnale del mio angelo guida, è una sensazione forte ma non decifrabile. Oddio, aspetta. Allora, ci sono, a me era capitato, ok, ti racconto un aneddoto, non entro nei dettagli, che stavo dentro in ascolto, no? E dovevo fare una cosa. Solo che quella cosa poi mi avrebbe procurato una sofferenza, io non la sapevo. Allora la coincidenza era che quell'evento dove dovevo andare in quel giorno, quella persona non c'era. Ok? Quindi io dovevo andare in un posto e la persona che doveva essere in quel posto quel giorno lì non c'era. Quello era il segnale. Non ci dovevi andare. Nel mio caso. Ma poi, vedi, facendo però quell'esperienza, poi ne ho fatte tante altre e mi ha portato a vivere altre esperienze di vita. Alla fine, come te la posso dire, qualunque cosa tu desideri fare, vai e falla. È solo l'esperienza che ti dà la coscienza. Nel senso, se tu devi andare nel posto X,
e fremi per andarci, oppure devi andare nel posto X, ma c'hai paura di andarci. E ti puoi inventare le peggiori scuse, capisci? Allora è importante a volte affrontarsi, dire ho paura di andare nel posto X, però ci vado lo stesso. A volte invece vuoi andare nel posto X e forse è il caso che tu non ci vada. Ok? Quindi magari le guide in questo caso ti stanno dicendo se puoi evita quell'esperienza. Se puoi. Se invece tu senti forte il desiderio di doverla fare, la fai e poi tanto gli effetti delle scelte li viviamo sempre noi. Capisci? Non esiste mai il giusto e sbagliato, esiste azione, conseguenza ed esperienza. Quindi se decido di mangiarmi 1 chilo di torta, in quel momento che la mangio godo perché lo zucchero mi dà un sacco di stimoli, i gusti sono esaltati dai sapori, poi però dopo quel chilo di torta nella digestione dello stomaco mi uccide, nel senso che mi appesantisce, mi sale l'insulina, cioè, e poi sto male. E magari poi sto a letto tutta la sera, no? E quindi ti chiedi, ha senso? Magari una volta dici faccio questa follia e la volta dopo non la mangi un'intera, ne mangi metà, tre quarti, e piano piano poi cambi. Allora, Mariella, cosa ci racconti, Mariella? Allontaniamo le situazioni o persone negative. Siamo noi al timone della nostra vita, sì? Scegliamo tutto ciò che ci fa stare bene, sereni, in pace con noi stessi e con l'universo. Guardiamo quanta bellezza ci circonda. Inebriamoci di tanta bellezza. Questa è la nostra strada. La consapevolezza che tutto intorno è bellezza. Amore, pace, luce, basta saperlo. Cogliere e farne lo scopo del nostro passaggio su questo pianeta. Grazie mio Dio. Non aggiungo altro. Grazie Marielle per la tua condivisione. Bello, sì. Ok, sì, è impegnativo quello che dici, nel senso è tutto condivisibile, è il percorso da seguire, però da fare richiede impegno, richiede tanto impegno. Richiede impegno perché alcune dinamiche sono difficili da trasformare, no? Soprattutto se non le abbiamo comprese. Però sì, fondamentalmente i passaggi che hai descritto sono quelli lì. Anche se, diciamo, tutto intorno è bellezza, bisogna stare attenti, nel senso perché le persone che soffrono portano attorno a loro la sofferenza, no? E quindi quando ti metti in relazione con una persona che soffre, quella bellezza la vedi un po' meno, nel senso magari intorno a te esiste ancora, però tu entrando in risonanza con quelle persone non è tanto bello, anche se mi sembra che l'hai scritto sopra, no? Le persone, allontanarle, quindi fondamentalmente sì, se dici una volta che hai allontanato tutto ciò che ti fa soffrire, allora sì, sei incamminata verso la bellezza. E che poi ti restano dentro quella parte, nel senso, una volta lavorato l'esterno, poi ci sono le sofferenze interne, quelle lì, durante questo percorso di luce, pace e amore, poi quella sofferenza tende a emergere, perché proprio per andare verso la luce e l'amore bisogna, fra virgolette, purificarsi dalla sofferenza, quindi bisogna farla uscire per creare questo nuovo spazio che è l'amore in noi. Perché così la legge di risonanza viene rispettata, no? Enrico, ciao caro, un abbraccio. Scusa il ritardo, ma di che? È casa tua, grazie per avermi ospitato. Ho scritto un messaggio ispirato a partire praticamente. Grazie Mariella per averci fatto questa bellissima condivisione, comunque è condivisibilissima. Come dire appena quello che dici? Ah, c'è un ospite d'eccezione questa sera. Infatti,
Il mio caro Papino Angelo D'Ambrosio, vi chiedo cortesemente, con tutto il cuore, di mandargli tanto amore perché ha avuto un'influenza che l'ha un po' debilitato e se riuscite a mandargli un po' di amore mi fate un grande dono. Grazie papà per avermi onorato della tua presenza, sono molto, molto felice. Era forse la prima volta che mi ascolti dopo tanto tempo, e quindi è un grande regalo quello che mi fai. E spero che guarisci presto e che stai bene. Allora, cara Ada. A parentesi, Papino è un morfopsicologo, maestro di Reiki, quindi se volete sbirciate sul suo profilo Facebook e scrivetegli che lui è contento di condividere con voi la sua conoscenza e il suo sapere e il suo amore. Allora, Ada, dicevamo, pensiamoci. È proprio vero, abbiamo pensato solo a tutelarsi in qualsiasi modo. Penso, oh signor, penso che parliamo del Covid qua. Perché io vi leggo in differita, quindi penso che o è del Covid o di chissà cos'altro. Però sì, insomma, sono storie che abbiamo già sentito trite e ritrite, quindi non voglio entrarci ancora di più su questo argomento. Allora, cara Roberta, bentornata. Ciao Fede, io mi ero persa questo live, visto adesso. Vabbè, tanto diventa la cosa bella di questo mondo digitale che lo registri, quindi sarà sempre qua, l'abbiamo immortalato. Allora, Carla, sì, molto, ho capito il senso delle tue parole, grazie. Oh, meno male. Inizierò a stilare la lista. Eh sì, può essere. Allora, considera che sono infiniti i modi, però mi è venuto da dirti quello. Qualcosa emergerà sicuro, nel senso, cominci a andare per l'esclusione, vai dal meno peggio, poi fra il meno peggio emergerà qualcosa che ti dà piacere, sono sicuro. Perché noi comunque, cioè, torniamo a prima, no? Per quanto ci siano problemi nella vita, per quanto sia difficile, per quanto in sofferenza sia una rottura di scatole, comunque l'amore è la forza più potente dell'universo. E quindi prima o poi troverà il modo per bussare alla nostra porta. E quindi qualunque sofferenza che viviamo ci aiuta a guardare. Ci aiuta a fermarci. Perché se io non mi accorgo che il piede mi fa male, continuo a camminare. Allora il piede comincia a farmi male perché mi dice: fermati un po', dove stai andando così di fretta? Ti stai perdendo il panorama, ti stai perdendo la bellezza del vivere, dell'esistere. Ma io devo andare perché ho l'appuntamento, perché devo rispettare la tabella di marcia, perché è una gara con me stesso, perché, infiniti miliardi di perché. E allora il piede ti fa male. Così esci da quei perché e te ne vai un po' nel piede a sentire che dolore ha e a preoccuparti un po' per il tuo corpo. E poi fra una preoccupazione e l'altra ti guardi attorno, magari c'hai una farfalla che ti si posa sulla mano. Ti dice di vivere la vita con più leggerezza. Allora, dicevamo, capisco cosa vuol dire, le parole influiscono in maniera ispirata e quando rileggi hai scritto qualcosa di meraviglioso. Sì. Stai rispondendo Mirella. Qua parlate tra di voi. Esattamente, tanto amore. Grande amore a tuo papà. Ah, grazie. Che bello tuo papà è qui con noi. Eh sì. Infatti, non sono tecnologico, è la prima volta che ti ascolto. Come fai gli auguri di guarigione? Eh sì, grazie a te.
Eh sì, ti ho mandato il link, stasera non potevi scapparmi. Magari ho detto sicuramente se non è mai venuto perché non l'ho mai invitato con i link così. Sto giro adesso non può scappare. Ti ho messo in croce, come si dice in gergo. Anch'io ti voglio bene. Bello papino. Allora, ha un nome che dice tutto. Benvenuto, signor Angelo. Che Dio ti benedica sempre. Grazie, Mariella. Grazie. Buonasera, Angelo. Un abbraccio pieno di tanta energia e luce divina. Ah, che bello. Tanta luce a tuo padre. Grazie. Grazie a tutti, veramente, dal cuore. Grazie, è un momento in cui ce ne abbiamo bisogno di un po' di amore qua. Che papino, poverino, ci ha preso freddo io al contatto intimo. Tanta luce, tanta tanta. Ok, dopo questo pieno di emozioni procediamo perché comincia a essere a farsi tardi e noi siamo a metà del nostro viaggio stasera. Allora, parlavamo della sopravvivenza, ok? Quindi la mente quando si preoccupa ci porta alla sopravvivenza. Le emozioni hanno una forza dirompente e le fragili strutture della mente non sempre reggono la pressione, tant'è che danno origine a una serie di malattie mentali. Ok? Quindi le emozioni hanno una forza dirompente e le fragili strutture della mente non sempre reggono la pressione, tant'è che danno origine a una serie di malattie mentali. Quindi fondamentalmente tutte le psicosi, tutte le fobie, tutte le manie sono legate a una sofferenza interiore. Quindi la nostra sofferenza inascoltata viene trasposta, no? Viene proiettata, diceva papà, appunto. Insegnava ai suoi tempi, noi quando il nostro inconscio lo proiettiamo all'esterno. E quindi la gente poi più delle volte ci dà un feedback, ti dice che tu non stai bene, ok? E che poi noi ci incazziamo e quindi dobbiamo invece imparare a riconoscere, no? Questo allarme che si attiva. Perché quando cominciamo ad avere dei meccanismi mentali fobici o anche quando ci sono delle emicranie sempre molto potenti, vuol dire che c'è un eccessivo lavorio della mente. E quindi a volte il dolore ci obbliga, no, a fermare, a spegnere. La mente è un labirinto di pensieri in una scatola buia, dove tutto è illusorio, dove tutto è il contrario di tutto, è tutto frutto delle interconnessioni fra le informazioni e ti perdi in quel labirinto. La mente è il non luogo in cui vi rifugiate quando avete paura di entrare in contatto con le vostre emozioni. Ok, quindi bellissima questa definizione, a me è piaciuta un sacco. Quindi la mente è un labirinto di pensieri in una scatola buia. Scatola buia perché? Perché diciamo che la calotta cranica contiene il cervello. Quindi il cervello sta al buio e i pensieri sono fondamentalmente tutte le informazioni che i sensi hanno acquisito nel tempo, nel vissuto, ok? E quindi questi dati vengono messi insieme dalla mente e creano questi pensieri cominciano a girarti in testa. Ed è un labirinto di pensieri in una scatola buia per questo motivo. E quindi quando ti perdi qua, no, te ne vai fuori. Perché vivi di illusione, perché sei dentro una cosa dove non c'è via d'uscita. È un loop, si chiama loop infinito. E quindi l'unico modo per uscire di qua è andare in basso. Perché non puoi uscire in alto. Perché energeticamente se io da qua vado su, qua c'è un labirinto. Quindi io da qua devo andare giù. E il discorso è che qua ci sono le emozioni. E l'emozione è una forza dirompente, no? Ok? Tant'è che la mente è il non luogo in cui vi rifugiate quando avete paura di entrare in contatto con le vostre emozioni. Quindi qui c'è una sofferenza, ok?
e io non la voglio ascoltare, la mente cosa fa? Mi rifugio in testa per non sentire, nella mente mi perdo in un labirinto e poi vivo di illusioni, di follie, di fobie. E più vivo qua, più mi distacco da me stesso e poi svaporo. Ok? Quindi il meccanismo è questo. Stare in testa significa distaccarsi dalla propria sofferenza, dal contatto intimo con le proprie emozioni. E qui siamo persi, ma non perché c'è un male, nel senso perché siamo finiti in un sistema, nella mente, purtroppo c'è dentro il cervello ha queste feritoie per vedere la realtà. Le feritoie sono quello che sono il famoso velo di Maya. E quindi c'è un casino, perché poi mi illudo, fondamentalmente illusioni, illusioni infinite. Illusioni infinite e poi c'è la sofferenza inascoltata e quindi diventa un mix, fra virgolette, micidiale, no? Perché ci fa vivere nella sofferenza, nel terrore, nell'illusione, nel caos, ok? Il cervello vuole sempre intromettersi. Vuole sempre ricondurre tutto a ciò che già conosce, vuole confermare ciò che sa, perché per lui è verità, perché altrimenti dovrebbe mettersi in discussione. E come può mettere in discussione un'esperienza che gli conferma la verità che ha riconosciuto? Questa va l'affetto, va bene? Allora, il cervello vuole sempre intromettersi. Ovviamente, essendo lui che sovrintende alla gestione della macchina umana, è inevitabile che si intrometta, perché è il controllore, ok? È la nostra guardia. Il cervello è a guardia della scimmia sapiens, degli istinti. Quindi la mente sovrintende gli istinti, perché l'istinto è tipo l'animale. Noi li abbiamo questi istinti, no? Istinti. Il cervello li gestisce. Comportati bene, no? Composto, corretto, adeguato all'ambiente, alla circostanza, no? Il galateo, il bon ton, il comportamento, ok? L'immagine che io devo dare agli altri, Federico lo spiritualista, il canalizzatore angelico, ok? L'idea che noi vogliamo trasmettere. Allora il controllore mi dà l'impostazione. E poi ci sono gli istinti, no? Bestiali. Quindi il cervello vuole intromettersi, vuole ricondurre tutto a ciò che già conosce. Perché? Perché dicevamo che è un labirinto di pensieri in una scatola buia. Lui, quando arriva un elemento, no? Immaginate che io entro in relazione con, che ne so, col cristallo, è la prima volta che questo cristallo entra nel mio campo visivo. Io immaginate che non ho mai visto nella mia vita un cristallo, entra nel mio campo visivo un cristallo e dico: che caspita è sta roba? Il cervello, prima cosa che fa, lo associa: ah, è una pietra. Ok? Lui deve ricondurre questo oggetto a qualcosa che conosce, perché si chiama classificazione. Lui deve classificarlo, dice: ah sì, è una pietra, lo conosco, quindi con la pietra posso farci questo, 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 quest'altro. È un meccanismo che ha la mente. Deve ricondurre tutto a ciò che già conosce. Lui, il cervello, vuole confermare ciò che sa, perché per lui è una verità. Nel senso, sì, è una pietra, la conosco. Perché non può mettere in discussione che ha già visto altre pietre simili, no? Per cui di primo acchito è una pietra, poi arriva Maria che è una cristalloterapeuta e mi dice: Fede, ma questo non è una pietra, questo è un quarzo ialino. Un quarzo ialino, figo, cos'è? Ma perché è una pietra sottile? Poi allora vai a cercare, ci sono tutta una serie di informazioni e quindi dal punto di vista di pietra diventa quarzo ialino. Sì, ok. Figo, e poi lo guardi bene, ah sì, però effettivamente è trasparente, è traslucido e avanti. E quindi nella mia mente, se io riesco a mettermi in discussione, non dico: ah, Maria dice cazzate, quella è una pietra. No,
c'è qualcosa in più che io non ho riconosciuto. Quindi se io ho un ego molto forte, io riconduco tutto a ciò che io già conosco. Questo ovviamente è un esempio banale, va bene? Però noi trasponiamo, trasportiamo, trasposizziamo, quella roba lì. Trasportiamo questo esempio a qualcosa di più magari astratto, come concetti o idee, no? E vedete che fondamentalmente noi vogliamo ricondurre le conversazioni a quello che conosciamo noi. E quindi a volte non capiamo quello che stiamo dicendo o che stiamo ricevendo, perché quello che vediamo è sempre riferito a quello che conosciamo. Perché infatti dice, perché altrimenti dovrebbe mettersi in discussione? E al cervello non piace, la mente non gli piace mettersi in discussione. Perché? Come può mettere in discussione un'esperienza che gli conferma la verità che ha riconosciuto? Nel senso, io quella cosa, quella pietra, ne ho viste di pietre, quindi questa qua è una pietra. Ok, l'ho già vista 1000 volte, è una pietra. È chiaro che se vai da uno che ritiene un massimo esperto, magari gli dai più credito, ma se credo che quella persona che mi sta parlando è al mio pari livello, io non mi baso su quello che questa persona mi dice. Ok? Perché faccio riferimento alla mia mappa della realtà, alle mie informazioni nella mente. E quindi ha più importanza quello che io ho nella testa piuttosto che quello che arriva dall'esterno, perché se no devo fare lo sforzo di far entrare in questo labirinto un elemento nuovo, e costa fatica ed è noioso. E quindi lui dice, loro dicono, no, il cervello vuole sempre ricondurre, ok? Come può mettere in discussione un'esperienza che è stata fatta e che è stata registrata? Tipo, non so, c'è la pandemia. Torniamo a questo esempio covidico. C'è la pandemia. Ah, ma sì, c'è qualcuno che è morto, qualcuno che si è intubato, qualcuno che è stato male. E poi mi sono ammalato anch'io, ho avuto l'influenza. Ma c'è la gente con la mascherina. Come puoi negare? Le ho viste, le ho sentite, le ho vissute e quindi diventa una realtà. Poi di punto in bianco ti dicono che non c'è più, che la mascherina non serve più e diventa un'altra realtà. Ok? E dicono non può perché i sensi gli dicono che ciò che ha sperimentato è reale, riceve input, scosse elettriche e queste sollecitazioni gli permettono di memorizzare le esperienze. E le esperienze confermano il vissuto, i pensieri e le idee. Ok? Questa è un'altra cosa. Allora, il cervello non può rinnegare le esperienze che ha fatto, qualunque esse siano, anche se sono soggettive, possono essere anche simulate, nel senso ho sentito dire, nel senso se io ricevo input, no? Guardate questa immagine, questa qua, ok, questi qui sono i sensi, no? Vista, udito, tatto, fatto, gusto, queste qua generano scosse elettriche che vanno a arricchire la rete mentale. Ok? Quindi ogni volta che io ricevo degli input che siano reali, nel senso ho visto una pietra nuova o che Maria mi parli di una pietra, per il cervello sono informazioni. Uno è però un'esperienza tridimensionale, nel senso Federico ha visto una pietra. Nell'altro Maria mi ha raccontato di una pietra. Ma quando io con voi parlo di pietre, metto insieme l'esperienza reale e l'esperienza del sentito dire. Ok? Quindi capite che questo giochino del cervello che mette insieme informazioni reali ma anche non reali, poi crea l'illusione. Ed è difficile uscire dall'illusione. Ok? E oltretutto, se io finisco in un ambiente condizionato, e quindi i miei sensi finiscono lì dentro, per me quella diventa la realtà. Facciamo un esempio. Finisco in questa stanza, immaginate che qui c'è il termosifone che va a manetta, la stanza è chiusa e quindi ci sono 50 gradi. Io non esco mai dalla stanza e faccio un anno
a vivere la mia vita a 50 gradi, la vita diventa un caloroso inferno. Dico, oddio, che vita. La vita è un tormento. Poi mi scrivo, oh, ragazzi, la vita è allucinante, è un inferno, c'è un caldo della Madonna. Voi invece siete in un altro ambiente, i vostri sensi stanno vivendo un'altra esperienza. E quindi la vostra realtà è un'altra. E quindi qua si parla di soggettività della realtà. Okay. Quindi quando noi parliamo di un qualcosa è sempre legato a quello che è stata la nostra esperienza soggettiva. Non esiste mai l'oggettività nel soggetto. Ok? Cosa significa? Che quello che ha vissuto Federico, anche se qua ci foste voi al mio fianco, viviamo tutte le stesse cose insieme. Quando lo raccontiamo in maniera diversa, perché comunque anche se viviamo le stesse identiche esperienze, le viviamo soggettivamente, in maniera personale, ok? Perché i valori che abbiamo dentro, i modi di codificare la realtà, ma anche gli apparati, no? La biologia, quindi a livello atomico, per la natura che stiamo vestendo, è come dire Federico ha la panda, non so. Ada alla Ferrari, andiamo tutte e due nella stessa strada, ma il veicolo che guidiamo è diverso e quindi viviamo un'esperienza diversa, perché magari sulla Panda si sta un po' più scomodi, poco, e sulla Ferrari si sta meglio, d'accordo? Magari io ho il finestrino a manovella perché ho la Panda quella vecchia di 30 anni fa e lei ha la Ferrari con il clima e quindi non serve che tira giù la manovella in piena estate. Quindi la soggettività, qui si parla di soggettività e di relatività e del fatto che il cervello è influenzato dai sensi e quindi il giudizio che poi la mente crea in relazione alle esperienze che i sensi hanno vissuto può essere campato in aria. Ok, perché nel cervello confluiscono i pensieri, sentito dire, i film, le informazioni, i giornali, le illusioni e ci sono persone, ci sono sistemi, ci sono meccanismi fatti apposta ci sono studi fatti apposta per farti immaginare cose che non esistono. Perché la gente è fatta così, non sono proprio tutti degli santi, vediamola così. Quindi il cervello corre veloce, un'altra cosa da cui stare attenti. Il cervello corre veloce perché lavora a frequenze elevate, quindi si occupa prima. E occupandosi prima non è focalizzato sulla realtà che sta vivendo il corpo, perché il cervello, per preservarti, proietta se stesso per prevenire qualunque situazione di pericolo e di sofferenza. Ok? Quindi il cervello corre veloce. Perché lavora a frequenze elevate e qua c'è la tabella. Questo è lo stato beta in cui siamo in questo istante. Siamo tutti svegli, siamo tutti vivi, ok? Quando invece siete in rilassamento, se qualcuno di voi fa le tecniche di rilassamento, andate in alfa. Poi c'è il famoso theta healing, quindi sono onde ancora più basse. I delta sono gli yogi, quelli che vanno a fare quelle meditazioni super profonde, e poi fra, vedete, delta e il cuore, la frequenza del cuore, c'è una similitudine, perché una è da 0,5 a 4 e l'altra da 1 a 3. Quindi, fra virgolette, o sei uno yogi e fai una meditazione ultra profonda, ascolti il battito del cuore e ti riarmonizzi a quella frequenza. Questo ci spiega biologicamente perché esiste l'ascolto del cuore, capite? Perché la mente in questo momento, essendo voi vegli, svegli, dovete stare attenti all'ambiente per il discorso che abbiamo visto prima, no? La preoccupazione, la sopravvivenza, bla 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 bla. Tutta questa roba ti obbliga a essere vigile e quindi tu cosa fai? Viaggi a una frequenza cerebrale, quindi sposti l'energia della tua vita, della tua presenza, della tua attenzione lì. E lì viaggi a questa frequenza, tu, 30 cicli al secondo. L'ascolto del cuore è un'altra cosa. Energeticamente porto la mia frequenza di attenzione a questo ritmo. Ok?
è un altro pianeta, è un altro stato di coscienza, è un'altra dimensione. Tant'è che questa la chiamiamo qua quinta dimensione, questa la chiami quarta e quella del bios la chiami terza, del mondo fisico. Ma sono etichette, in realtà sono frequenze energetiche su cui tu ti posizioni, frequenze vibratorie, ok? Vibrazioni, cicli, onde. E quindi il cervello corre veloce per sua natura, non c'è male, no? Noi adesso raccontiamo tutte queste cose, le guide ci dicono sempre non esiste il male, non... ok? Ci sono cose che sono fatte in un certo modo. Ok? Il sole, facciamo un esempio, qua il sole a noi è una grazia divina, perché se non ci fosse il sole non esisterebbe la vita su questo pianeta, a questa distanza, perché se voi andate fisicamente vicino al sole... Vi disintegrate perché c'è una temperatura che vi fa fondere. Quindi la stessa cosa, vissuta in modi diversi, no? Da una parte dà la vita, dall'altra uccide, ma non ce n'è che il sole da una parte è buono e dall'altra è cattivo, il sole è ciò che è. Dipende che relazione tu hai col sole. E idem col cervello, no? Il cervello ha le sue caratteristiche. Il suo compito è tenere il sistema umano sotto una gestione. C'ha dei pro, perché ti permette di gestire lo stress, di gestire l'ansia, di superare i tuoi limiti, no? Di fare cose, fra virgolette, sovrumane, perché la mente a volte ti spinge ben oltre. Il contro è che ha tutti quei meccanismi che ti schiacciano in un ambiente costrittivo e quindi ti creano sofferenza. In più non vuole neanche sentire l'emozione, quindi distacca il sentire e quindi l'anima poi per farsi vivere nella tua vita deve fare un bel casino e quindi poi succedono i problemi di cui parlavamo all'inizio. E quindi dicevamo, lavora a frequenze elevate, quindi si occupa prima, ok? Proprio perché viaggia a 30 cicli al secondo, viaggia veloce. Tende a occuparsi prima di una cosa che magari viene fra un minuto, un'ora, 10 anni. Ok? Il suo compito è occuparsi, quindi rendere il corpo disponibile e pronto all'azione in qualunque scenario, reale o immaginato. Nel senso, immaginate che c'è la guerra, oddio, cosa faccio? Viveri, bunker nucleare, ma c'è la guerra in questo istante. Io non sento che si sparano, non stanno arrivando bombe, quindi è una preoccupazione, mi sto preoccupando. Ma se arriva una bomba nucleare non hai il tempo, allora caspita, scappa al polo sud. Se hai voglia, cominci a fare fagotto e te ne vai al polo sud perché potrebbe accadere. Ok, scelte. Dice, io non voglio preoccuparmi di questa cosa, mi occupo subito. Va bene, poi ti occuperai della vita al Polo Sud. Dovrai trovare qualcuno che ti fa vivere lì. Così sicuramente al Polo Sud magari nessuno ti tira i missili. Sono scelte, no? Sono tutte sindacabili. Nessuna poi, nel senso, ognuno fa quello che sceglie, no? Che sente, che desidera. Però a volte dobbiamo stare attenti dall'occuparsi di una cosa, dal preoccuparsi, no? Occuparsi troppo anticipatamente. Tant'è che il primo principio del Reiki, papà insegna, è per oggi non preoccuparti. Ed è difficile, almeno per me lo è. E quindi occuparsi prima. Scusate, il cervello si occupa prima e occupandosi prima non è focalizzato sulla realtà che sta vivendo il corpo. Perché il cervello per preservarti proietta se stesso per prevenire qualsiasi situazione di pericolo e di sofferenza, ok? Quello che stavamo dicendo prima. Per evitare che ci sia una guerra, magari comincio a fare il bunker sottoterra. Si preoccupa. Andiamo avanti. Il cervello si preoccupa perché deve preservarti da possibili predatori. La sua funzione è sovrintendere, mentre tu sei un essere biologico con dei tempi molto, molto, molto lenti. Ok? Quindi questa mente che è così veloce, perché
per sua natura, è scollegata fondamentalmente dalla biologia, nel senso, c'era uno slogan, dicevano fast food, ma dalla digestione lenta, nel senso mangi in 5 minuti, in 10 minuti, però poi 3 ore per digerire, 2-3 ore per digerire. Quindi noi con la mente vogliamo far tutto, siamo abituati adesso, no? Dov'è questo giocattolo qua? Ci ha abituato all'istantaneità dello stimolo e della ricompensa. Però il corpo invece è rimasto biologico, no? Mentre la mente ha trovato un eguale che viaggia alla sua velocità, perché le immagini nel telefono viaggiano alla velocità di un pensiero, se io mi focalizzo, mi concentro su una parola, riesco a vedere tutto ciò, non so, vado su Wikipedia, scrivo, non so, algebra di Ball, posso vedere che cos'è l'algebra di Ball, posso vedere che cos'è l'atomo quantistico, no? E quindi, fra virgolette, tutto viaggia a una velocità istantanea, ma il corpo invece è ancora legato al tempo, allo spazio, al riposo, a non lo stressare troppo, deve stare rilassato perché sennò ti vengono tutte le contratture. Ok? Il corpo ha un altro ritmo, mentre la mente. Ciao, ce la siamo giocata, non so. Se avete l'abbonamento a Netflix, sapete di che cosa parlo, quanta roba vi arriva in testa, quante serie magari vi siete visti. E quindi quante illusioni avete vissuto pur avendo, scusatemi il termine, il culo sul divano. Ok? Siete stati in infiniti posti, ma il corpo è rimasto sempre lì. E magari questi posti che avete visitato con questi movies vi hanno creato tutte delle reazioni chimiche nel corpo che poi avete dovuto smaltire. O non, magari vi hanno tolto il sonno, vi hanno messo l'ansia o la paura. O vi hanno fatto sognare, perché poi non demonizziamo, no? A volte l'intrattenimento è una cosa piacevole, aiuta un attimo a uscire dal cinema di se stessi. Il problema è che quando diventa una fuga da se stessi. Qualcuno, caro Papino, mi diceva che tutto ciò che è eccessivo è sfavorevole. Te lo ricordi? Ok, veniamo un po' a voi. Perché magari vi ho perso. Allora, dove siamo rimasti? Eravamo rimasti. Benvenuto nella diretta del suo caro figliolo. Ci aiuta molto nel ritrovarci, graziata. Allora, Carla, che piacere ascoltarti, grazie. Elfechizizi Carla, che bel nome. Allora, quindi la mia agorofobia, signore, devo andare a cercarmi che cosa significa agorofobia. Abbiate pazienza un secondo. L'agorafobia è la paura di trovarsi in situazioni da cui non sia possibile fuggire né ricevere aiuto in caso di pericolo. Oh signore. Allora, quindi la mia agorafobia che non mi fa stare in grandi spazi è una fobia, sì, certo, ma è legata a un vissuto. Cioè noi devi pensare perché, no? Io vivo con questa cosa dentro. Cioè normalmente a livello, noi parliamo adesso generalizziamo, ok? Non entriamo nell'umano specifico. Tendenzialmente un'anima si incarna, ha la sua gestazione, c'è il parto, tutto va bene, è amato, è sostenuto, è nutrito. Cresce nell'amore, vive nell'amore, muore nell'amore. Fine. Questa è la teoria dell'ideale. La realtà è, magari sono in gestazione, mio padre picchia mia madre, ok? Non è il mio caso, eh?
Quindi io che sono dentro la pancia di mia mamma vivo questa violenza, quindi vivo gli effetti che mia mamma vive della violenza. E quando nasco, nasco con questa energia che ho mangiato per 9 mesi nella pancia di mia mamma. Ok? E quindi che cosa succede? Che nel mio vissuto avrò delle scariche di energia tensorie che non so neanche da dove arrivano. Perché? Perché, caspita, arrivano da quando ero dentro l'utero. Oppure sono nato, nel mio caso io sono nato con le acque verdi, quindi non sono ancora uscito dall'utero materno che già sto sperimentando la morte per soffocamento. Capite che la fiducia nella vita è zero, perché la vita non ti sta sostenendo. Ok? E quindi il mio karma in quel caso lì è paura di morire subito. Non c'è fiducia nella vita. La vita ti è nemica, ti vuole far secco. Ok? E questo ce l'hai dentro, con cui piano piano te lo trovi nelle dinamiche. Ok? Perché tu mi parli di dinamica, io esco, mi trovo in questa fobia. Ma bisogna capire la radice che ti porta a questo effetto, c'è una causa, no? A priori. E tu bisognerebbe star lì a vedere nel tuo vissuto, sondare, scandagliare tutto ciò che ti è accaduto per capire qual è l'energia che poi si è fissata in te, che ti fa vivere quel tipo di, ti fa rivivere quel tipo di emozione. Cioè non è mai un caso che a noi succedano certe cose, bisogna comprendere che cosa ci è accaduto che non ricordiamo più, oppure che non, a cui non, eventi a cui non diamo più valore, nel senso, ah sì, è successo. Bisogna vedere che cos'è quello che viene chiamato il registro emotivo, no? Il registro, che cosa abbiamo registrato noi dentro di noi, che adesso magari svalutiamo, no? O deprezziamo, no? Non ricordiamo più, e invece poi inconsciamente ci tocca profondamente. Proprio perché ci tocca, dobbiamo così distaccarci, no? Come diceva prima il libro della mente. Ada, ma si può vivere solo di illusione tanto da crearsi una vita diversa? Sì, Ada, porca miseria, certo, lo facciamo più o meno tutti. Sì, allora fondamentalmente viviamo tutti di illusione. È che è normale. Cioè, riuscire a vivere il qui e ora, il presente. Cioè, dovresti essere praticamente, cioè, non è una cosa umana, fondamentalmente. Perché qua, noi ci attacchiamo a qualunque cosa. Cioè, tu guarda quante cose ci sono in questa stanza, no? Tu immagina che passo un'ora dietro ad ogni oggetto di questa stanza e c'è già passato, boh, paio di mesi, e tu immagina che magari un oggetto ci sto attaccato più degli altri per degli anni, e quell'oggetto diventa la mia vita, diventa la mia realtà. Cioè noi alla fine siamo energia, energia che si concentra in un punto, e quel punto lì è il nostro ambiente di sviluppo, chiamalo così. Quindi l'illusione, ti faccio un esempio pratico, ok? Immagina, no, che tu hai la passione dei gatti. E quindi tu vivi la tua vita, ti svegli la mattina e guardi su Facebook, i siti dei gatti. Poi a casa hai 50 gatti. Poi quando vai in giro con gente che sta con i gatti. E quando parli, parli di gatti. Quando, non so, mangi, ti alzi, vivi, conosci, fai, quindi la tua vita è già tutta improntata sui gatti. E tu mi dici, ma i gatti non sono un'illusione, sono una realtà. Certo, è vero, ma diventano un'illusione perché tu a un certo punto vivi solo con quelli. Quindi tutta la tua vita diventa il gatto, che non è male, nel senso, sono bellissimi animali, adorabili, però nel senso, questo ovviamente è un esempio, no? Banale, però ci aiuta a capire come, se io abbraccio, facciamo un esempio, Star Wars,
La mia vita è Star Wars, allora mi guardo tutti i film di Star Wars, li guardo tutti i giorni. Parlo nei forum di Star Wars tutti i giorni. E mi vesto, vado a quei cosi che siamo nei cosplay, quindi mi vesto da Star Wars, da Obi-Wan Kenobi. Mi faccio la spada laser nel tempo libero. Mi trovo la fidanzata che anche lei ama Star Wars. E tutti e due ci creiamo la casa con il modello di Star Wars. Quindi viviamo in un'idea di George Lucas, che è il regista di questo film, che lui si è coniato quest'idea di Star Wars, ha creato una scenografia, ha creato una sceneggiatura, noi l'abbiamo fatta nostra quest'idea sua, e creiamo poi il nostro mondo, per noi è reale, capisci? Troviamo gente che alimenta quel mondo lì, e per noi e quelle persone lì è reale. Quando andiamo al cinema a vedere Star Wars, per un'ora e mezza, 2 ore, 2 ore e mezza, è reale per tutta la gente che sta guardando quel film. E quindi a un certo punto tu mi dici, ma Fede, a questo punto che cos'è la realtà? Quello che vuoi tu. Esiste una realtà oggettiva che è il pianeta Terra. Ok? Quindi vai nel bosco e vedi un pezzo della Terra, perché poi il bosco dipende da che bosco vai, perché se vai in un castagneto non è un abetario lì, o un abeto, come si chiama. O se vai nel deserto non è come andare al mare, per cui anche la Terra ha tutti i suoi scenari. E quindi anche lì è un altro mondo infinito. Fondamentalmente il mondo e la realtà sono infiniti e anche tu sei infinita. E quindi resta, che cosa resta poi? Tu, le persone e la materia con cui ti relazioni. E quindi poi restringendo, cosa c'è? Che relazione ho con me stessa e gli altri? E come vivo mentre mi relaziono con me stessa e con gli altri? In funzione a cose, persone, esseri biologici, non biologici. Quindi che dinamica c'è? C'è amore, c'è sofferenza, c'è proiezione, c'è dolore, c'è aspettativa, c'è sogno, c'è bisogno. Che film mi sto facendo? Cioè, più restringi, più restringi, più restringi, ok? E più cosa resta, no? Resta questa energia che è la mia vita che si sta manifestando nell'ambiente. Il come si manifesta fa la differenza. Perché se io mi manifesto con amore, la gente attorno a me sarà felice di avermi vicino. Se io comincio a dare gomitate, pugni, calci, a bestemmiare, a sputare, la gente attorno a me non sarà poi tanto felice di avermi vicino, no? Quindi in uno io magari non mi curo di quello che io faccio. Dico io sono così e gli altri subiscono quello che io sono. Quindi sono monodirezionale. Quindi la mia energia esce e non mi curo del feedback. Nell'altro io vivo in relazione al feedback, quindi se l'altro mi dice che sono bello, allora io sono bello, se l'altro mi dice che io sono brutto, allora io sono brutto. Quindi io non sono al centro della mia vita, sono gli altri al centro della mia vita. E quindi tutto quello che gli altri dicono di me mi rovinano o mi fanno gioire, mi fanno star male, mi fanno rendono felice. Ok? Quindi a un certo punto ti devi rendere conto di cosa porti fuori, di cosa porti dentro e che tipo di relazione c'è. Tant'è che le guide restringono, dicono sempre c'è da vivere, l'ho detto all'inizio, in pace, in armonia e nell'amore. Allora, se tu dentro sei in pace, ovviamente fuori non puoi sputare, ammazzare, picchiare, perché sei in pace, la pace. Oh, stai serena, no? Non vale la pena. Quando è che vai in preda a questa energia? Quando dentro c'è ti bruci, quando dentro stai bruciando. A quel punto lì bruci anche fuori. Armonia. Se io ho rispetto per me,
ho rispetto per te di conseguenza. E quindi c'è armonia. Se io ho rispetto per me e tu sei disarmonico, questo rispetto per me, quindi per l'armonia che ho con me stesso, mi porta piano piano ad allontanarmi da te, così che tu resti nella tua vibrazione e io resto nella mia. E piano piano ognuno poi trova il suo ordine, trovi altra gente, tipo Star Wars, no? Che nella nostra follia siamo felici, magari, ok? Quindi non esiste poi, come si dice, una cosa che non sia illusione. Se questo lo chiamano il velo di Maya, il velo dell'illusione, vuol dire che più o meno lo è tutta. Semplicemente sono anime affini, ok? Che viaggiano sulle stesse frequenze. Siamo come delle tribù. Solo che un tempo le tribù vivevano nella terra col fuoco e la tenda. Adesso le tribù vivono nel cemento, nelle aziende, sono iperstrutturate, ipertecnologiche. Alcune invece no, scelgono ancora di vivere, no? Come gli antichi, cioè, che cos'è giusto, che cos'è vero, che cos'è illusione, bene o male sono modi di stili di vita, chiamali stili di vita. E ogni stile è un'idea che hai, un'illusione, un'immagine. La vita va vissuta così. Non so, io devo avere la borsa di Louis Vuitton. Perché se non ho la borsa di Louis Vuitton, io non sono nessuno nella cerchia di gente che conosco. Se tu vai da un contadino e gli dici ho comprato la borsa di Louis Vuitton, lui magari ha speso 1.000 euro in letame per arare il suo campo, e tu dici ho speso 1.000 euro in una borsa, lui ti guarda e dice, boh, sta qua non sta bene, no? Però se vai magari in una sfilata di moda di Louis Vuitton, tutti avranno la borsa di Louis Vuitton. Per cui se tu non ce l'hai lì sei sfigata. Allora dipende da te, no? Con chi ti vuoi relazionare. Scusatemi se ho dedicato tanto tempo a questa cosa, ma secondo me è importante, è tanto importante, perché poi riassume un po' la nostra vita, che non è tanto importante quello che facciamo, ma come lo facciamo, nel senso che cosa portiamo all'esterno, come lo viviamo noi mentre facciamo quello che facciamo e poi la relazione con noi stessi, no? Quello che viviamo dentro. E quello che poi gli altri ricevono, no? Dal nostro agire. Sono felici, sono tristi, sentono la gioia, sentono la tristezza. Gli roviniamo la giornata o la rendiamo più felici. E noi siamo felici mentre facciamo quello che facciamo. Interroghiamoci e vediamo cosa succede. Allora, domani continuo a guardarti in differita. Ciao Caterina, buonanotte. Io sento solo il cervello che sento solo il cervello senza ascoltare l'istinto e cuore. Forse è questo il mio problema o la mia fortuna, chissà. Ah, dalla mente l'abbiamo detto prima, quindi la mente è un labirinto di pensieri in una scatola buia. Spero che in quella scatola ci hai messo tante cose belle, però il problema è che le emozioni vanno ascoltate. Se non le ascolti e vivi di fantasie, c'è il rischio che poi l'anima ti chieda conto, no? Perché la ignori e se la ignori ti crea sofferenza. E quella sofferenza prima o poi va ascoltata, perché sennò poi la vita diventa pesante. Angela, ciao Angela, grazie, è sempre interessante ascoltarti, grazie a te. Allora, Monica, la nostra realtà è un insieme di accordi e credenze che abbiamo ereditato da vite e vite. Dobbiamo ricordare chi siamo. E riconnettersi con la nostra vera essenza, con il nostro sé. Sì, a livello teorico sì, è vero, fondamentalmente sì. E poi restare connessi è la parte più impegnativa,
Nel senso, quello lo puoi avere, no? Dici, il focus è questo, l'immagine, l'idea è quella, sì. Poi bisogna viverla H24 per tutta la vita. Ed è lì che viene fuori la nostra natura, no? Quella è la strada e dici, bisogna andare lì. E ti dico, perfetto, hai ragione, sono d'accordo con te. Se riesci a farlo H24 per tutta la tua vita, namaste sorella, insegnami come si fa, che io vengo volentieri alla tua scuola. Concordo. Impara ad amare se stessi, la chiave che ti apre ad amare il mondo fuori. Fondamentalmente sì. Monica, senza offesa, nel senso, quello che dici è vero, parlo di quello che dici sopra, però è difficile. Nel senso, fondamentalmente è così, come dici tu, però il raggiungere quello stato lì è il lavoro di una vita, nel senso, è il lavoro di una vita per come vivo io la realtà. Poi magari tu sei un'altra entità, quindi magari per te è la quotidianità. E Federico non c'è ancora arrivato. Però sono d'accordo, sono d'accordo, sono d'accordo. Sono d'accordo con te. Imparare ad amare se stessi è la chiave. Non è facile amare. Amare se stessi è un'altra delle cose difficili, perché nella mente ci sono i registri. Ci sono i registri del vissuto, di come il bambino che siamo stati ha codificato l'amore. E quindi noi tendiamo ad amarci come siamo stati amati. Per cui con tutte le distorsioni del vissuto legato alla famiglia d'origine. Amarsi significa riconoscere intanto quello, riconoscere tutti i dolori, farli uscire e poi piano piano, no? Amare appunto se stessi, coscienti di quello che è l'amore. Allora, grazie davvero con tutto il cuore Federico a te e ad Anna, Enrico e MC Focus per tutto l'aiuto prezioso che state donando alle nostre anime. Assetate di amore e di conoscenza, eh sì. Eh sì. Operatori, i nostri operatori di luce di Focus. Allora, andiamo avanti e poi vi saluto. Allora, come vedi, gli aspetti mentali sono separati dagli aspetti fisici e quindi se decidi di ascoltare gli aspetti mentali ti perdi in un'infinità di pensieri e collegamenti. Ah, davvero? Gli aspetti mentali sono separati dagli aspetti fisici. Quindi la biologia e la psiche, la mente, no? Perché psiche qualcuno lo scambia per anima, la mente. Sono due dimensioni, io le chiamo dimensioni, ok? Sono due dimensioni diverse. Una è lenta, legata allo spazio-tempo, l'altra è veloce e esce dal tempo e dallo spazio perché può andare nel reale, nell'irreale, nel futuro, nel passato e nel chissà dove. E quindi se noi andiamo in quella dimensione è tutto più leggero, è tutto più veloce, è tutto più fantasioso, però poi il corpo è quello che è la nostra casa, è il luogo in cui è il tempio, no? Cioè se il tempio lo lasci lì, abbandonato a se stesso, e poi fa la muffa, ci va, entra negli animali, nel senso non viene curato, il tempio va curato. Perché se non curi il tempio, poi vengono fuori i rovi, le spine. E si soffre. Non si può ignorare. Quindi dicono, allora, come vedi, gli aspetti mentali sono separati dagli aspetti fisici, e quindi se decidi di ascoltare gli aspetti mentali, ti perdi in un'infinità di pensieri e collegamenti. Mentre se ascolti il corpo, se ascolti il cuore, torni al ritmo della terra, della natura e della realtà fisica. La realtà fisica della terra è connessa al tutto. A Dio, a noi e a te stesso. Perdendoti nell'infinità della mente, ti separi da te stesso, dal tuo corpo e dalla terra. Eh sì, se pensi, non senti. Devi tornare giù, lontano dalle frenesie mentali, lontano dalle infinite realtà che la mente crea dentro di te, infiniti scenari. Infinite possibilità,
che ti proiettano dappertutto, tranne che nel momento presente che il corpo sta vivendo. Per questo ti separi quando vai in testa. Non ti ascolti perché ti proietti in un possibile scenario di realtà che è frutto di elaborazioni, esperienze, informazioni ricevute, anche se sbagliate. Il cervello crea percorsi mentali in funzione di dove si focalizzano l'attenzione e la volontà, o la preoccupazione, o il desiderio, o gli aspetti inconsci, i sogni o i bisogni. Ok, qui ci danno meno male tutte le chiavi. Quindi andiamole a guardare un attimo queste chiavi. Ok, ti dice, primo, gli aspetti mentali sono separati da quelli fisici. E se ascolti la mente ti perdi in un'infinità di pensieri e collegamenti. Quindi se mi ascolto la mente vado. E immaginiamo che questo è l'etere, no? Comincio a fluttuare nell'etere e capto informazioni. Le informazioni che ci sono nell'etere, quindi le idee degli altri, quello che gli altri fanno, quello che gli altri hanno detto, no? Quello che gli altri stanno vivendo anche, perché no? Quindi qua io capto, è un'antenna il cervello, dicevamo prima, io qui capto una frequenza molto veloce. Quindi quando sono qua mi perdo in questo frullatore di vita, nel senso ci sono tutti i pensieri, immaginate 7-8 miliardi di esseri umani, senza contare tutti gli altri esseri che vivono, tutta sta gente qua pensa, fa, briga, e io sono, immaginate come onde, no? Sono continuamente investito da queste onde energetiche dove se io mi collego le aggancio e attingo, e quindi è normale che mi perdo. Perché vado fuori da me, vado fuori completamente, da qui uso il cervello per andare fuori. Poi riporto dentro, rielaboro un altro frullatore, poi ritorno fuori, capto ancora, poi rielaboro e faccio questo gioco, din dun, din dun, din dun. E loro ti dicono, qua, mio caro, ti perdi. Perché ti dicono, devi tornare giù, vruk. Lontano dalle frenesie mentali, lontano dalle infinite realtà che la mente crea dentro di te. Perché io vado a captare una realtà di un'altra, la metto nella mia testa, cerco di farla mia, no? Star Wars, e poi Netflix, e poi Tizio, e poi l'altro mi dice di andare a fare l'alpinista, io vado a fare l'alpinista, poi l'altro mi dice di fare il sub, io vado a fare il sub. Infinite realtà, anche tridimensionali oltretutto, no? Che ti proiettano dappertutto tranne che nel momento presente che il corpo sta vivendo. Perché magari io sono proiettato nel fare o nell'idea del realizzare questo desiderio e non riesco a vivere la relazione con me stesso a livello profondo, perché poi magari ce l'hai lo stesso la relazione con te, ma è superficiale. Quella profonda è dove tu sei nella condizione di ascolto e poi lo vedremo più avanti. Ok? Quindi, infiniti scenari, infinite possibilità che ti proiettano dappertutto tranne che nel momento presente che il corpo sta vivendo. Per questo ti separi quando vai in testa, non ti ascolti perché ti proietti in un possibile scenario di realtà, lo stavamo dicendo prima, che è frutto di elaborazioni, esperienze e informazioni ricevute anche se sbagliate. Nel senso che magari tu mi dici, guarda che, facciamo un esempio banale, ho sentito al telegiornale che Putin sta venendo a bombardare l'Italia. Cazzo, panico totale, no? Cosa faccio? Stanno arrivando i bombardieri. E quindi magari questa informazione, che è una fake news, mi manda in panico, mi fa venire la paura, mi fa magari scappare dall'Italia, vado in Portogallo, capisci? Per un'informazione che magari è sbagliata. Queste ovviamente sono estremizzazioni, va bene? Il cervello crea percorsi mentali in funzione di dove si focalizza l'attenzione. Ok? Quindi magari facciamo un esempio del Covid. Ci hanno focalizzato l'attenzione sul Covid, tutto ora era orientato in quella direzione.
Ci stanno focalizzando l'attenzione sull'energia, sul gas, sulla guerra, tutta l'attenzione va lì. Oppure io voglio ignorare tutte queste informazioni che arrivano dall'esterno e voglio concentrarmi su sto sasso, sul cristallo, benissimo. Tutta la mia attenzione diventa questo mondo, quindi io vado a cristalli, leggo di cristalli, vivo di cristalli, mangio cristalli, vendo cristalli, 50 euro a cristallo, ok? Oppure la preoccupazione, oddio, ma domani, no, parlava prima il lavoro, ho perso il lavoro, domani troverò lavoro, non troverò lavoro, poi muoio e se non trovo lavoro non pago le bollette, non mantengo la famiglia, non riesco a sopravvivere, non riesco a pagare la fine. No, preoccupazione. Ho il desiderio, no? Vivo costantemente, sfaccio il netturbino e vivo costantemente col sogno e il desiderio di avere la Ferrari. Caso. E allora nel telefono ho l'immagine della Ferrari, su YouTube guardo i video della Ferrari, la domenica sto in casa a guardare la Ferrari e con gli amici parlo solo di Ferrari. La Ferrari, la Ferrari, la Ferrari. Ok, desidero questo sogno, questo miraggio. Tutta la mia vita la vivo sì e non me ne frega un cazzo perché io voglio la Ferrari. Quindi desideri e illusioni in questo caso, no? Oppure sono gli aspetti inconsci, o i sogni o i bisogni, no? Il sogno, cioè il desiderio e il sogno in questo caso lo potremmo mettere insieme nell'esempio della Ferrari. O vivi in funzione del bisogno. Quindi è legato un po' alla sopravvivenza. Quindi ho paura di morire e faccio di tutto in funzione della sopravvivenza. E lo spazio per l'anima ce l'ho. O è tutto doveri, perché se no muoio. Ebbene. Vediamo un po' cosa ci avete raccontato. Allora, imparare la mia esistenza. Ok, questo l'abbiamo letto. Ada, grazie, tante risposte, datemi, sei un grande. Grazie a te. Allora, Anna, grazie davvero con tutto il cuore, Federico, a te e ad Enrico. Ok, questa l'abbiamo letto, scusate. Credo che la paura del mio futuro impedisca di esprimere le mie sensazioni, preferisco vivere nel cervello. Ma dalla paura del domani, è una preoccupazione. Non è facile, lo so, ma soprattutto magari, visto che mi hai detto che non stai bene, ti preoccupi. Dici, ce la farò, non ce la farò. C'è il desiderio di star bene, di vivere felici, di non avere i problemi. Si parte sempre intanto accettando ciò che si è in quell'istante lì. Cioè riconoscendo la propria situazione e fermandosi ad ascoltare, perché queste situazioni di blocco che ci arrivano ci obbligano a fermarci, no? Ma perché ci dobbiamo fermare? Perché non ci stiamo ascoltando, se no la vita non ci ferma. È difficile che la vita ci fermi se noi ci stiamo ascoltando, perché siamo in armonia, è quando siamo in disarmonia con noi stessi che la vita ci ferma. Allora, se tu sei cosciente, no, di vivere troppo in testa, te lo ripeto, non è comunque lo facciamo tutti, ok? Non è che tu sei fra virgolette, la pecora nera. Tutti più o meno, chi più, chi meno, chi un'ora, chi un giorno, chi mezz'ora, chi 5 minuti in testa ci stanno tutti. Io ci lavoro oltretutto, vedete, faccio l'informatico, quindi. Ma il discorso è fai, ma senti. E cosa senti mentre fai? Cioè, io dico sempre, no? Un occhio fuori, un orecchio fuori. Un occhio dentro, un orecchio dentro. Io vivo, ma cerco di stare in equilibrio. Equilibrio fra dare e avere, interno e esterno, no? Essere, fra virgolette, centrati e non proiettati. Non sono, fra virgolette, vivere nel mondo, ma non essere del mondo. Io sono,
dentro di me, ma vivo nell'ambiente. Gli altri sono importanti, ma sono loro stessi. Cerco di non dipendere per quanto mi è possibile. Ok? Quando invece non mi rendo conto della mia dipendenza, perché ci sono gli aspetti inconsci, no? Che dicevano prima le guide, quando non mi rendo conto che sono dipendente dal giudizio di qualcuno, inevitabilmente vivo in relazione a quella dipendenza inconscia. E questa dinamica che si attiva inconsciamente, che mi spinge a fare, e poi ovviamente a star male perché sono in una dipendenza che non riconosco, quindi la sofferenza conseguente a questa energia che vive in me, che io non conosco, non riconosco, prima o poi, a furia di rivivere questo disagio, mi porta a portare il mio focus in quella vibrazione, in quella frequenza. E allora piano piano la riconosco. Una volta che l'hai riconosciuta, sai che c'è. E devi entrarci negli aspetti emozionali, perché esserne consapevoli, o coscienti, nel senso che la vedi in tutti i suoi parti. Mio papà parla sempre del pasticcino. Lui dice, quando hai un pasticcino, puoi decidere di mangiarlo. Quindi ho visto questo problema. Quindi decido di mettermelo in bocca. Poi, un gusto schifosissimo, puh, lo sputo e quindi quel problema non è integrato, ok? Oppure lo mangio, lo butto giù, ma non riesco a digerirlo e quindi vado in dissenteria perché c'è qualcosa che non riesco proprio ad assimilare, ok? La butto dentro, ma c'ho un rifiuto inconscio e quindi a un certo punto questa trasformazione. A furia di mangiare sto pasticcino, prima o poi riuscirò a integrarlo. Per quanto tempo lo devo mangiare? Dipende. Più sono aperto all'amore, più lo integrerò facilmente le cose. Ecco. Penso che per stasera vi ho detto a sufficienza. Anche perché è quasi mezzanotte, quindi. Così ce ne andiamo a dormire. Cosa dite? Vediamo un attimo se vale la pena leggere ancora qualcosa. Dai, vi leggo quello che avevo scritto per chiudere questo capitolo. Quanto descritto dalle guide ci aiuta a comprendere come nascono le convinzioni. Le esperienze che facciamo ci confermano la realtà che stiamo vivendo e proprio per questo ci è difficile cambiare il nostro punto di vista. Con l'avvento dell'era digitale abbiamo cominciato a coinvolgere la vista, l'udito, il tatto nel mondo virtuale e questo per il cervello ha lo stesso valore di un'esperienza fisica, perché gli occhi, le orecchie e le mani ricevono input, scosse che passano al cervello. Il cervello elabora i dati che riceve e gli archivia come esperienza. Ok, questo l'abbiamo bene o male già detto. Che le informazioni che riceviamo, ok, non sono per forza dettate dall'esperienza che faccio direttamente, ma le acquisisco anche dalla rete, dalle persone, no? Dai giornali, dai media e quindi nella mia mente diventano. Sono equiparate a un certo punto, non c'è più distinzione fra una cosa che faccio io e una cosa che sento per il cervello. Poi in realtà le cose che facciamo, di cui facciamo un'esperienza diretta, ci danno molti più stimoli, no? Perché tutto il corpo è coinvolto, mentre qua sono coinvolti solo la vista, magari, o l'udito. Mentre in un'esperienza dove è coinvolto il corpo a 360 gradi è diverso. Però è lunga anche questa storia. Quando la mente processa i dati, tende a mischiare esperienze reali con esperienze virtuali, ok? Tipo quella del Covid, ci hanno fatto fare un'esperienza immersiva, quindi ci hanno dipinto un'idea. Parleremo delle idee nel prossimo capitolo, quindi vi ho anticipato. Ci hanno ficcato in testa un'idea che non era nostra e ci hanno fatto vivere un'esperienza tridimensionale per convincerci che era vero. La racconto più avanti questa. Quindi
Quando la mente processa i dati, tende a mischiare esperienze reali con esperienze virtuali, collega all'infinito le informazioni a sua disposizione, perché la sua funzione è rendere il corpo pronto ad agire in tutti i possibili scenari che riesce ad immaginare. Ok? Quindi fondamentalmente il male non esiste. D'accordo? Nel senso il cervello cerca di renderti operativo in qualunque ambiente possibile, immaginabile, reale e irreale. Tipo se i miei amici, mio cugino, io anche gioco col computer e sto in un mondo virtuale e voglio diventare bravo a quel, fra virgolette, gioco. Il cervello si deve adattare a questo mondo virtuale a interagire con la tastiera e il mouse per far muovere questo personaggio tridimensionale dentro una cosa che non è reale. E quindi il cervello si predispone anche a esperienze che non sono reali. E ti immedesimi, no? L'unica cosa è sempre ricordarsi che la realtà è un'altra. Quindi non proiettarsi troppo all'esterno, non perdersi, no? Nelle cose che si fanno. Quando le guide si parlano del libero arbitrio, fanno riferimento a quello che definisco meccanismi di ottimizzazione, ovvero il cervello e la mente ricevono delle influenze dei regni della luce, che li conducono verso un percorso guidato, sono input, direzioni che l'essere umano riceve per fare esperienza, in caso non scelga volontariamente di è una via da percorrere, ok? Quindi, l'abbiamo detto prima, ok? Fondamentalmente siamo guidati. La cosa che dovremmo ricordarci, che è importante, è che siamo accompagnati in questo viaggio, d'accordo? E anche se le questioni sembrano irrisolvibili, no? Se crediamo di essere stati abbandonati a noi stessi, sappiamo che non è così. Ricordiamocelo, cerchiamo di ricordarcelo. È solo la nostra credenza, la nostra percezione che ci fa sentire isolati, ma non è mai così. Non è così. Vabbè, ad esempio, vabbè. Basta, è stato sufficiente così. Ecco, cari amici, allora, caro Papino, allora bravo, grazie, un abbraccio a te e a tutti i partecipanti. Buonanotte, buonanotte Papino, grazie di essere stato qui con noi. È stato un piacere averti in famiglia. La famiglia nella famiglia. Allora, grazie di cuore, è stato un piacere ascoltarti. Grazie, grazie. Grazie Monica a te per la tua condivisione. Ecco, cari amici, io penso che di stasera abbiamo visto un po' di cosette insieme. Spero di esservi stato di aiuto. Io sono stato molto bene insieme a voi. Spero che voi siate stati bene insieme a me. E niente, ci vediamo col prossimo appuntamento della rubrica, sempre qui su Focus. E continuate a seguirci. Vi mando un grosso abbraccio e un bacio. Ciao, alla prossima. Buon weekend a tutti.